Benvenuti, benvenuti alla sesta edizione del Festival dei diritti umani, la seconda, ahimè, soltanto online. Per questo ci vedete piccoli piccoli su uno schermo, invece di essere in presenza qui come eravamo di solito, diciamo così, ad altezza naturale. Ma poi qui dove? Noi siamo al Circolo Arci Bellezza di Milano. È un'istituzione per i milanesi, ma non solo, perché pensate che questo circolo da oltre un secolo dà delle possibilità incredibili, perché qui si discute, qui si fa politica, qui si balla naturalmente, pensate che si fa anche box, perché qui era un posto dove perfino Luchino Visconti, un famoso regista, ha girato uno dei film più importanti, Rocco e i suoi fratelli. Ma se siamo qui al Circolo Arci Bellezza è anche perché vogliamo rilanciare l'idea che questi luoghi di aggregazione devono continuare a funzionare in condizioni naturalmente di sicurezza. Come vedete qui c'è una lunga teoria di persone che sta lavorando, macchine, cavi, tastini e cose di questo genere che serviranno a far proseguire questo Festival dei diritti umani, naturalmente in sicurezza, per i prossimi 3 giorni. Io devo però andare in questo corridoio per entrare e farmi vedere poi davanti ad un'altra telecamera, fra un po' sbucherò. Si vede un po' la scenografia, perché a questo punto possiamo dire ufficialmente che il festival può cominciare. Ecco, avete sentito, avete visto in queste parole chiave già la sostanza del Festival dei diritti umani in questi prossimi 3 giorni. Noi abbiamo scelto come titolo di questa edizione Algoritmocrazia, il potere degli algoritmi. Allora, noi li usiamo tutti i giorni, ma molto più spesso siamo usati dagli algoritmi. E in questi 3 giorni vogliamo proprio ragionare su questo aspetto, lo dico in maniera molto semplice. L'intelligenza artificiale è un bene, se usata bene, può invece diventare fonte di pericolo, comunque di rischio, se noi non la conosciamo, non sappiamo come utilizzarla, se neanche chi ci governa ci fornisce delle regole precise. Facciamo degli esempi, ma dove finiscono i nostri dati personali, quelli che noi in qualche modo, forse involontariamente, a volte mettiamo a disposizione della rete? Oppure ancora, tema molto importante, forse il focus di questa prima giornata, il lavoro, ma il legislatore deve dare la possibilità ai lavoratori, i rider per esempio, di avere uno stipendio dignitoso. Perché i rider, li cito, perché sono letteralmente governati dagli algoritmi. Quindi, come vedrete nel corso di queste giornate, vi faremo scoprire, speriamo, delle cose nuove e interessanti. Dico subito che in questo ambiente noi ci sentiamo comunque, malgrado i collaboratori e questo festival, un po' soli. Eravamo abituati ad avere tantissimi ragazzi alle nostre iniziative e dunque abbiamo pensato che c'è un modo, ci dovete fare un piccolo favore. Dovete farci sentire la vostra presenza in modo molto semplice, mandando una foto, una vostra foto della classe, se siete in classe, o singoli naturalmente se siete singoli, mentre state seguendo il Festival dei diritti umani. Vogliamo alla fine fare una sorta di grande collage per far vedere quante persone sono presenti, quanti studenti.
È un modo semplicissimo per farlo. Potete usare il nostro numero WhatsApp, che è questo, 388-4655-910. Poi più volte ve lo ricorderò nel corso di questa diretta. Quindi fotografie di quello che state facendo qui adesso, mentre state seguendo le feste dei diritti umani, 388-4655-910. Perché voi siete in tanti, questo è l'altro aspetto interessante. Quanti? Beh, insomma, noi abbiamo fatto una cartina geografica dell'Italia per capire se appunto dove siamo presenti. Ecco, guardate questa cartina sullo schermo e vedete tutti questi pallini neri che vanno dalla Sicilia fino al Friuli, dal Piemonte fino al Tacco, che sono le scuole presenti al nostro festival. Allora, ci sono sicuramente molti temi intriganti che vogliamo raccontarvi, ogni giorno ce n'è una conferma, molti hanno a che fare per esempio con i social, ok? E allora noi abbiamo chiesto a Marco Schiaffino, che è un giornalista, conduttore della trasmissione Doppio Click a Radio Popolare, ma che qualcuno degli studenti ha già visto nei webinar, vero Marco? Eccoti. Ecco. Ben ritrovati e buongiorno Danilo. E allora abbiamo chiesto aiuto a te per dire, senti, ogni giorno ci dai una notizia, ci fornisci una notizia che spiega quanto sono importanti e quotidiane appunto le notizie che riguardano questo mondo. Oggi cosa hai scelto? Allora, oggi ho scelto un paio di notizie riguardanti i social network, in particolare Instagram, perché la notizia è che dopo 2 anni di sperimentazione in cui il social network acquisito qualche anno fa, ormai parecchi anni fa, da Mark Zuckerberg e quindi da Facebook, dopo una sperimentazione in cui erano stati tolti i contatori dei like, sembra che Instagram voglia fare un passo indietro. Allora, che cosa significa tutto questo? Beh, ci dice qualcosa di noi, perché il contatore dei like era stato tolto, secondo Mark Zuckerberg, perché le persone erano diventate, da un lato, troppo apprensive nei confronti di avere una risposta, una conferma della popolarità dei loro contenuti, dall'altro pare si fosse innescato un metodo per cui a essere condivisi erano soltanto le immagini con tanti like. Quindi Zuckerberg aveva detto, togliamo il contatore dei like e così facciamo in modo che le persone si concentrino sui contenuti e non sulla popolarità. Ecco, a quanto pare l'algoritmo di Facebook deve aver detto che le cose non sono andate benissimo e quindi marcia indietro abbastanza clamorosa da questo punto di vista. Quindi noi dobbiamo vivere, no, stando attenti al pollice in su e il pollice in giù, in qualche modo. Non è detto, sembra dalle prime indiscrezioni, che in realtà si lasci la scelta all'utente, cioè si può scegliere se far vedere o meno il numero di like sui propri contenuti e se vedere o meno quelli degli altri. Si capirà meglio quando verrà messo a regime e probabilmente verrà fatto anche un po' a macchia di leopardo, un po' come era successo con la rimozione. Senti, è una specie di malattia che riguarda soltanto noi adulti, oppure questa rincorsa appunto ai like, questa gratificazione di cui abbiamo sempre bisogno riguarda anche i più piccoli? Allora, qui il tema si sposta un po', perché ultimamente sono sorte parecchie polemiche sul fatto che i social network, non solo Instagram, non siano in grado di controllare adeguatamente quell'età minima di 13 anni che serve per iscriversi in realtà. Ecco, anche qui pare che il buon Zuckerberg abbia un progetto. Il progetto sarebbe di fare una versione per Instagram per gli under 13. Non si sa moltissimo di come funzionerà, di quali eventuali sistemi per la protezione della privacy dovrebbe essere dotata, ma non tutti sono d'accordo sul fatto che questa sia una buona idea, anche perché ci sono dei grossi dubbi sul fatto che i minori di 13 anni rinuncino a partecipare a un ambito più ampio e quindi continuino sostanzialmente a mentire sulla loro età per entrare nell'Instagram dei grandi, chiamiamolo così. E usare la carta di credito dei genitori se possibile. No, quello è una battuta e basta, non la tiriamo in ballo. Noi ci sentiamo domani ancora? Ci sentiamo ancora domani, domani ancora in remoto e venerdì spero di essere in presenza. Perfetto, non anticipare nulla perché così almeno le classi di domani sapranno un'altra notizia importante che riguarda i social e l'algoritmo. Grazie Marco Schiaffino.
Grazie Danilo, buona giornata a tutte e tutti e buon proseguimento. Certo. Noi andiamo avanti perché questo festival appunto ha dei ritmi serrati, abbiamo veramente tante cose da raccontarvi in questa già dalla prima giornata. Allora, se dobbiamo pensare ad un lavoro che è governato nel vero senso della parola dagli algoritmi, beh, penso che a noi vengano in mente i rider. Perché? Beh, perché ce li vediamo sfrecciare ogni giorno, mattina, sera, notte, la notte addirittura con le luci spente, questo malissimo, a portarci che cosa? A portarci un po' tutto in casa. Cioè, sono persone che ci danno veramente una grandissima mano. Ecco, fa una grande impressione perché vuol dire che proprio è il loro lavoro, in qualche modo la loro vita è gestita dagli algoritmi. Questa cosa è effettivamente molto anche inquietante. E noi consumatori abbiamo solo una preoccupazione, che la pizza che abbiamo ordinato ci deve arrivare in tempo utile, perché è ancora bella calda, e soprattutto al prezzo minore. Però dovremmo domandarci com'è possibile che succeda tutto questo. Le piattaforme, cioè le aziende, loro si mettono solo d'accordo sull'algoritmo, come deve funzionare. Tutto il resto sono fattacci dei rider. Devono comprarsi la bicicletta, se cadono, spesso non hanno neppure la mutua. Vengono giudicati con i like dei clienti, come abbiamo sentito prima da Marco Schiaffino. Ma appunto questo non è un videogioco, è la vita di tutte le persone. E io sono molto contento di avere come primo ospite di questo festival, correggimi subito sul cognome, Bruna, adesso correggimi subito. Sì. Perché si chiama Bruna Balsemon Os. Balsemon. Vedi, ho sbagliato. Mannaggia. È portoghese, è difficile, vabbè. È difficile. Bello il gatto che c'è alle tue spalle. Senti, sì. Dici subito una cosa però. Non è un nome toscano. Tu ci stai collegando da Firenze, ma non è un nome toscano, eh? Esatto. Io vengo dal Brasile, vivo qui a Firenze, sono quasi 5 anni. Uh-huh. E sei venuta qua per studio, per lavoro? Io sono di origine italiana, quindi ho la cittadinanza, mi piace l'arte, mi piace l'architettura, tutta questa cosa. Ho detto, ma Firenze sembra una bella città. Beh, buona scelta hai fatto, naturalmente. Senti, ti abbiamo chiamato in causa perché tu sei una rider. Quando sono a Firenze. Sì, però ce ne sono poche. Quasi 5 anni. Da 5 anni, però ce ne sono poche di rider. Mi dicono che stanno aumentando in questo momento di pandemia. Però siete in tante, no? Siete in poche, chiedo scusa. Siamo di donne siamo pochi, ma a Firenze siamo tantissime. Ah. Tantissimi rider in generale, non di donne, ma di rider in generale siamo tantissimi. E donne, invece, ce ne sono di meno perché c'è un po' di preoccupazione? C'è sempre la preoccupazione del fatto che dobbiamo andare a casa dei clienti, quindi è sempre un problema, magari non sappiamo chi abbiamo davanti. È anche un po' difficile perché alcune parti della città magari uno non può andarci. Io a Firenze se ho visto una decina in giro, forse tanto. Ok. E quindi tu sai, ci sono delle zone che tu non frequenti, diciamo così, quando devi consegnare, non so, io il cibo. Specialmente la sera, sì, esatto. Specialmente la sera, perché ci sono alcune zone che la sera sono un po' più pericolose. Adesso con la pandemia questa cosa un pochino si è calmata, perché la gente ormai deve essere a casa. Però comunque ci sono alcune zone che è meglio evitare. Veniamo però al tuo lavoro, a questo lavoro governato dagli algoritmi. Allora, c'è un'indagine abbastanza recente delle ACLI che dice che se il lavoro di rider viene fatto saltuariamente, sostanzialmente ti fa portare a casa circa 300 euro al mese, senza la mutua, diciamo così, che ti può garantire, e senza ferie. In compenso, le aziende, le piattaforme, in questo 2020 di pandemia hanno guadagnato a livello mondiale, hanno fatturato, per essere precisi, dal 20 al 30% in più, e le piattaforme, cosa importante, che vale la pena di dirlo, questi sono i dati che sono riuscito a recuperare, pagano circa l'1% di quanto fatturano. L'1% di quanto fatturano. Ecco, allora capisci che è una situazione veramente difficile. Tu, per esempio, come vieni pagata?
Allora, al momento c'è un'azienda che sta cambiando il modo di pagamento e ci sta assumendo, che è ottimo, E si chiama però la maggior parte Just Just It, Delivery si chiama. è esattamente l'azienda per cui lavoro più recentemente, quindi sono fortunata di essere una di queste persone che sarà assunta. Però tutto il tempo che ho lavorato a fare il rider, purtroppo siamo pagati a cottimo, che è una cosa che per la legge italiana sarebbe anche legale, quindi si sono passata liscia questa cosa per molto tempo, e siamo pagati in pratica a consegna, quindi se Poi siamo fermi aspettando fuori nella pioggia, nel vento, nel freddo, è un nostro Bruna, problema. magari non tutti sanno, chi ci sta seguendo in questo momento, gli studenti, cosa vuol dire cottimo. Ce lo vuoi dire tu in una parola? Siamo pagati per le consegne che facciamo, soltanto mentre si sta proprio facendo una consegna. E quel valore è variabile, quindi dipende dalla distanza, dipende dai ristoranti da cui le persone ordinano, dipende da diversi fattori che noi non abbiamo assolutamente nessun controllo. Mentre normalmente quando No. uno va in ufficio non è che viene pagato solo per quelle ore in cui sta al computer a scrivere, ma per tutte le 8 ore che sta in Esatto, ufficio. io ho lavorato anche in alberghi quando non c'era nessun cliente arrivando o andando via, non c'avevo check-in e check-out da fare, mi pagavano uguale. Non è che Ok. smettevano di pagarmi perché non c'era niente da fare di lavoro, E quindi come quanto qualsiasi guadagni? lavoro normale. Certo, e quindi quanto guadagni più o meno in un mese? Essendo a cottimo è molto difficile da dire. Posso dire, questo mese non sono riuscita ad arrivare ancora a 200 euro. A 200 euro? Ancora non sono arrivata e c'è un'altra settimana, sicuramente non arrivo. Però, senti, le inchieste della magistratura, penso in particolare a quella di Milano, dicono che siete lavoratori sfruttati senza alcuna tutela e che dicono anche che voi dovreste essere assunti come appunto lavoratori subordinati. Cosa vuol dire subordinati? Che voi non è che siete lavoratori autonomi che mettono a disposizione un po' del loro tempo, ma che voi dovete rispettare le regole che vengono imposte dai vostri datori di lavoro, che in questo caso è un algoritmo. Esatto. Tu sei d'accordo? Io sono d'accordo, principalmente perché un lavoro autonomo, io almeno vedo in questa maniera, un lavoro autonomo significa che io ho la possibilità di fare pubblicità e aumentare il mio carico di lavoro e quindi aumentare la mia paga. Io non ho la possibilità di fare una cosa del genere con le piattaforme. Se loro decidono di non fare pubblicità della propria azienda, a loro non arrivano clienti. Se a loro non arrivano clienti, io non ricevo ordini da fare e chi paga questo prezzo sono io, non l'azienda. E questa cosa non è giusta. Senti, ma aiutaci a capire come funziona questo algoritmo. Io alzo il telefono, dico che voglio una pizza, voglio che venga portata qualche cosa, a casa, e poi è l'algoritmo che stabilisce che cosa. L'algoritmo guarda i rider che sono disponibili per lavorare in quell'esatto momento, guarda dov'è il ristorante da dove è ordinato e decidi qual è il rider che vuole mandare lì e decidi quanto pagare. E quanto tempo ci metti Come fa anche? questo? E quanto tempo ci mette? Ovviamente poi tutte queste informazioni vanno mandate anche ai ristoranti, deve dire quanto tempo metti per fare quella quantità di cibo che hai ordinato, e poi a noi arriva l'ordine e dove dobbiamo consegnarla E a te è capitato qualche e volta? quanto ci pagano. Certo, e a te è capitato qualche volta che l'algoritmo dicesse: guardate, ci vogliono 5 minuti, e tu dicevi: no, non è possibile fare questa consegna in 5 minuti, è sbagliato, non... Sempre, solo sempre. Sempre. Perché è molto semplice per l'algoritmo dire ci mettono 10 minuti per fare questa strada, perché per l'algoritmo ci paga a tempo in pratica. Quindi l'algoritmo dice ci mettono 10 minuti per fare questa strada, quindi ci pago 3 euro.
E io dico no, ma io ci metto almeno 20. E all'algoritmo non importa. Senti, c'è. Quindi io posso fare quella consegna in 20 minuti e essere pagata per in pratica 10 o non farla. Però Però poi. se io non la faccio, qualcun altro la farà. Appunto, c'è la guerra tra i poveri. Senti, ma voi avete fatto proteste, avete fatto scioperi, avete fatto manifestazioni. In Italia c'è stata una giornata intera, addirittura recentemente. Sì, c'è stata, ora, purtroppo non mi ricordo esattamente qual era il giorno, però ci sono state diverse a dire il vero. Siamo a dire il vero anche dall'anno scorso a fare proteste, a fare Sì. video, a fare campagne su social. Siamo in pratica da quando è iniziata la pandemia sono aumentati tantissimo i numeri di rider e abbassata tantissimo la paga perché loro si possono permettere di pagarci meno. Perché il rischio dell'azienda, il rischio di avere un'azienda è dei rider. Essendo pagati a consegna, non è la gigantesca multinazionale che corre un rischio di perdere soldi, siamo noi. Ascoltami, in Spagna è appena passata una legge che appunto dice, guardate che chi fa quel mestiere lì, il rider, il fattorino per Amazon, eccetera, eccetera, è un lavoratore subordinato, come dicevamo prima. I giudici di Milano hanno scoperto che siete vittima spesso di un sistema di sfruttamento veramente impressionante. Adesso appunto c'è un'azienda di delivery, quella che tu hai citato prima, Just Eat, che ha invece appunto deciso che vuole assumere i rider come voi. Allora, una delle ultime domande che ti voglio fare, Bruna, è: sta cambiando qualche cosa secondo te? C'è qualche elemento nuovo? Il fatto che un'azienda di queste più grandi abbia deciso di far parte di questo movimento di assumere i rider, di fare le cose per bene, diciamo, quanto è possibile per una gigantesca multinazionale, ha cambiato un po' la situazione. La maggior parte dei rider ha detto che preferisce lavorare con queste di aziende invece di continuare a lavorare con le altre, loro possono anche giocarci sul marketing di questa cosa di non sfruttare i lavoratori e c'è anche una quantità enorme di aziende piccole che stanno nascendo in tutto il paese, sinceramente. Solo qui in Toscana ci sono due che io conosco. Quindi ci sono piccole realtà anche che stanno nascendo già con questa coscienza che il rider non è una persona da essere sfruttata, invece è un collaboratore. Quindi se devo sintetizzare la tua risposta è sì, forse qualche cosa sta cominciando a cambiare. Sì, un po' lentamente, però sì, un pochino sì. Senti, chiedo solo alla regia un secondo, se mi fanno vedere ancora una foto di Bruna che avevamo forse già fatto vedere, perché forse prendiamo l'ultimo minuto a nostra disposizione magari per raccontare perché tu a un certo punto sei andata in giro. Cancellando, ecco, cancellando la scritta che aveva sul tuo zainetto, quello, lo Ah sì, scaldavivande. Perché? Dici in esatto. un minuto, raccontaci perché. Allora, questo zaino che praticamente ho fatto, diciamo così, è un zaino che si vede precisamente di quale azienda si tratta, perché ho lasciato Sì. tutti i colori a mostra, però ho deciso di coprire la marca e mettere molto esplicitamente che non faccio pubblicità a chi mi sfrutta. Questo zaino l'ho fatto per le proteste, appunto, che abbiamo iniziato a fare già dall'anno scorso, e ho deciso perché vedevo sempre che le aziende, quando noi facevamo le proteste, le aziende venivano pubblicizzate in qualche modo. Questa cosa non mi sembrava giusta, era come dire, queste aziende fanno un torto, ma guardate che esistono. E non devono essere pubblicizzate quando si sta soffrendo un torto dalla parte delle aziende, gli stiamo facendo pubblicità. A me non piaceva questa cosa, io ho studiato in Brasile, ho studiato design e marketing e so il potere della pubblicità, quindi ho deciso che
almeno alle mie spalle questo potere non ce l'avrebbero. Grazie. Allora, Bruna Busmou, forse l'ho detto bene questa volta. No, grazie davvero a Bruna. Anche questo piccolo segnale che tu ci hai dato alla fine vuol dire che può partire veramente dal basso anche una forma di protesta. Ok? Grazie. Alcuni altri miei colleghi hanno fatto anche, quindi ci si sta provando in tanti. Grazie. Ciao allora e buon lavoro. Grazie. Naturalmente anche a te. Allora, insomma, questa è stata la nostra primo appuntamento. Vi abbiamo raccontato appunto come gli algoritmi controllano e determinano il lavoro. Io però ho sempre bisogno, visto che ho lanciato l'appello prima, di capire che non sono da solo qui davanti a queste telecamere, ma sapere se ci sono degli studenti che ci vogliono mandare delle fotografie per farci vedere che loro partecipano. Allora, il numero per farlo è semplicissimo: WhatsApp, mandate una foto, 388 46 55 910. Chissà se è già arrivato qualche cosa, non lo so, può darsi che sia già arrivato qualche cosa. Chiediamo, si sa mai? Vediamo, aspettiamo un secondo, due, tre, quattro, eccoli! Ma potrete scegliere una foto migliore della mia, però. Questa viene da dove? Guarda quanti sono! Bellissimo! Allora, io però vedo... questa, beh, Marco Schiaffino fa bella figura. Lui fa il segno della vittoria, speriamo che sia così. Che belli! Ma ne hanno già mandate tantissime! Ah, addirittura in classe! Ottimo! Vabbè, devo migliorare un po' come postura, però, mi sembra di capire, perché non è un granché. Va bene, allora continuate a farlo, grazie davvero per tutte queste foto che stanno arrivando. Io non ho detto il numero, ma sono circa un migliaio, anzi se non sbaglio sono più di un migliaio che ci stanno seguendo in questo momento e quindi sono molto contento che stiate partecipando a questo gioco. Ne faremo poi anche uno alla fine della giornata, quindi ascoltate le cose che vengono dette perché ci sarà un quiz. Allora, noi dobbiamo andare avanti però perché la scaletta è bella serrata e io forse ho dato un po' per scontato che tutti sappiano cos'è un algoritmo. Allora, abbiamo capito che sono molto importanti per la nostra vita di tutti i giorni, ma forse vale la pena di spiegare anche che cosa sono e per questo, siccome non è il mio mestiere, ho chiesto aiuto a chi ne sa molto più di me e ho chiesto al Ilbo Live, che è il nome di questa giornale online dell'Università di Padova. Chi meglio di loro possono spiegarci cos'è un algoritmo? Buongiorno a tutte e a tutti. Mi trovo nella sede della redazione del Bo Live, il magazine online dell'Università di Padova, un giornale su cui parliamo tutti i giorni di attualità, di scienza, di arte e di cultura ad ampio spettro. Lavorando online e molto anche sui social media, ci occupiamo anche di temi che riguardano come l'informazione viene diffusa su questi social media e come gli algoritmi alla base dei social possono influenzare il modo con cui noi ci interfacciamo con l'informazione online. Un tema molto delicato di cui cercheremo di scoprire qualcosa in più oggi. Computer, smartphone, elettrodomestici e navigatori satellitari. Tutti questi strumenti e molti altri hanno bisogno di algoritmi per poter funzionare. L'algoritmo è anche alla base dei social media, al punto che non solo li fa funzionare, ma ne condiziona anche l'utilizzo che noi ne facciamo. Ma in che cosa consiste e cosa comporta questa sorta di condizionamento? E chi decide come stiamo noi sui social? Queste sono domande a cui è difficile trovare delle risposte valide sempre e per tutti. Diciamo che ognuno di noi può trovare una sua risposta partendo da alcuni elementi base. Ma per capirci qualcosa in più, facciamo qualche passo indietro e andiamo a vedere prima di tutto che cos'è un algoritmo. La parola algoritmo deriva dal nome del matematico arabo vissuto nel IX secolo e fin dal Medioevo ha indicato una serie di procedimenti di calcolo. In generale possiamo dire che un algoritmo è una strategia per risolvere un problema, una sorta di ricetta che, dato un certo obiettivo o una certa domanda, ci aiuta a raggiungere quell'obiettivo e a rispondere a quella determinata domanda con una serie di operazioni.
E per farlo, l'algoritmo utilizza la matematica. È infatti grazie a insiemi di operazioni matematiche che i computer, ad esempio, ricevono le istruzioni per poter funzionare. Anche dietro a una ricetta da cucina ci sono dei ragionamenti che stanno alla base degli algoritmi. Però dare delle istruzioni a un essere umano è ben diverso che darle a un computer o a una macchina in generale. Ad esempio, se volessimo preparare una crema pasticcera, dovremmo seguirne la ricetta e tutte le istruzioni precise. Ma se ad un certo punto nella ricetta ci fosse indicata, anziché la quantità esatta di zucchero, una quantità indicata del tipo aggiungere un po' di zucchero, allora l'essere umano sarebbe in grado di capire quanto zucchero aggiungere senza avere la quantità precisa. Farebbe delle prove, si baserebbe sulle sue esperienze, ad esempio assaggiando la crema mentre la sta preparando. Al computer o alle macchine no, non bastano istruzioni di questo tipo. Servono istruzioni molto più precise per poter funzionare. Anche se l'informatica, soprattutto negli ultimi anni, si sta orientando verso il capire come istruire le macchine in modo da riprodurre nel modo più fedele possibile i comportamenti che l'essere umano avrebbe di fronte a determinate situazioni. Istruzioni, che è importante ricordare, vengono date sempre dall'essere umano che si occupa della programmazione della macchina. E tutto questo con i social media che cosa c'entra? La questione è molto complessa e adesso ci soffermeremo su qualche esempio. Una caratteristica comune a qualunque social media è questa. L'algoritmo, alla base del suo funzionamento e indipendentemente dal social media in questione, tenderà a mostrarci sempre contenuti che, secondo i suoi calcoli e le sue stime, possono interessarci. E l'algoritmo questo lo fa valutando diversi fattori. L'algoritmo tiene conto di quali interessi abbiamo basandosi su quali pagine e quali profili visitiamo. L'algoritmo tiene conto di quali contenuti condividiamo o di quali reazioni mettiamo a contenuti che vengono condivisi da altri, i famosi like, ad esempio. Poi l'algoritmo tiene conto di quante visualizzazioni hanno i post che pubblichiamo noi oppure i profili e le pagine che seguiamo. E tutte queste cose le fa non solo con noi, ma anche con i nostri amici, con i nostri follower e con chi seguiamo sui social. Succederà quindi che se sono appassionata ad esempio di basket, rugby, pallavolo o qualsiasi altro sport, sulle home page dei social media in cui sono iscritta tenderanno sempre di più a comparire contenuti relativi ai miei interessi. La stessa cosa può succedere se sono appassionata di montagna o se sono fan di un determinato gruppo musicale. A lungo andare, quindi, il mio account sui social media sarà sempre più qualcosa di studiato per me e che ricalcherà esattamente i miei gusti e le mie passioni e i miei interessi. Se ad esempio ho la passione per la musica rock, certamente sui social seguirò gruppi che rientrano in quel genere musicale lì. Mi iscriverò anche a gruppi e seguirò pagine che discutono e pubblicano contenuti sempre riguardante la musica rock. In questo modo la mia conoscenza relativa a quel genere musicale sarà sempre più approfondita e sui social mi circonderò di amici e persone che con me condividono passioni e interessi. E insomma, io starò bene in quell'ambiente lì. Però dall'altra parte potrei anche perdermi qualche novità interessante a cui magari non avevo pensato, relativa ad esempio a un altro genere musicale o a qualche nuovo gruppo. Non lo so, qualche gruppo jazz, rap, reggae e così via. E potrebbe andarmi bene così, ma potrebbe anche essere che così facendo mi perda qualcosa che potrei apprezzare e a cui non avevo neanche mai lontanamente pensato di avvicinarmi. E non solo, potrei perdermi anche nuovi amici che hanno dei punti di vista magari diversi dai miei, ma che possono anche arricchirmi. E più io starò sui social, più l'algoritmo accentuerà il meccanismo delle bolle, al punto che per me sarà sempre più difficile imbattermi in contenuti diversi da quelli che già conosco. E tutto questo può avere delle conseguenze. Adesso andiamo a vedere quali sono queste conseguenze. Il meccanismo delle bolle riguarda certamente i gusti musicali, come anche quelli sportivi o relativi all'abbigliamento, ma arriva a influenzare anche questioni ben più complesse, come il parere sulle cure mediche, nuovi fenomeni scientifici
o le preferenze politiche. Il mondo dentro le bolle ha dei lati positivi, perché stare con persone anche sui social con cui si condividono interessi e passioni fa sentire certamente a proprio agio. E non solo, questo meccanismo può aiutare a rafforzare e a far emergere interessi personali e attitudini che altrimenti magari non potrebbero emergere, proprio grazie alla forza che i gruppi hanno. Ma questo meccanismo ha anche molti lati negativi, perché crea ed alimenta gruppi di persone, magari annullando l'identità individuale, la propria opinione personale o nascondendo quello che c'è al di fuori del gruppo, quello che può esserci di diverso e anche arricchente. Inoltre, questo mondo, quello dei social, è pur sempre un mondo virtuale, in cui comportamenti e modo di pensare degli utenti non sempre corrisponde a quello che gli utenti stessi farebbero al di fuori delle piattaforme social. Ma a decidere come stare sui social, quindi, siamo noi o è l'algoritmo? Difficile rispondere. Certo è che l'algoritmo ci guida nel mondo social in un certo modo, ma a decidere come impostare quell'algoritmo è sempre un essere umano. E per noi la cosa importante è sapere questo e come quell'algoritmo funziona. In questo modo possiamo decidere come stare in un mondo virtuale senza lasciarci governare dall'algoritmo. Oppure, perché no, sapendolo, anche scegliere di lasciarci guidare proprio da quell'algoritmo. A decidere cosa fa l'algoritmo è sempre un essere umano e a decidere se e come stare al gioco di quell'algoritmo siamo noi, pur sempre, degli esseri umani. Grazie ad Agnese Sonato, grazie al Bo Live, siamo perfettamente d'accordo su quanto hanno detto. Il Bo Live, tra l'altro, sarà ancora protagonista di un evento qui al Festival dei Diritti Umani fra due giorni, il 23 aprile, con un talk su algoritmi e razzismo, un altro tema che oggi, poi, a pochissime ore dalla sentenza che ha condannato il poliziotto che ha ucciso George Floyd, diventa decisamente più importante. Mi raccomando, continuate a mandare le foto di voi studenti che state seguendo, ci fate sentire meno soli in questo momento dove siamo in pochi davanti ad una telecamera, invece vi vorremmo veramente tutti qui, come è successo nelle altre edizioni del Festival. Il numero di WhatsApp per mandare le vostre foto è 388-46-55910. Poi noi le faremo vedere mano a mano che arrivano anche a voi, vi restituiremo quello che voi ci state dicendo. Ora vi proponiamo, perché questo è uno dei criteri, dei giochi che noi facciamo all'interno del Festival fin dalla sua prima edizione, un breve film, ok? È una storia d'amore che, puntini, 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 perché non vi posso spoilerare come va il finale, vi posso solo dire che conviene vederlo con attenzione questo breve film, perché vi ricorda, per esempio, che quando vi compaiono delle scritte sul vostro smartphone o sul cellulare o sul vostro computer che vi dicono barra questa possibilità, flagga di qui, accetta tutte le nostre condizioni, bisogna, come dire, metterci un po' di attenzione. Ci vediamo fra 10 minuti ancora qui, dall'Arci Bellezza di Milano, al Festival dei Diritti Umani, e buon film. Hello, doctor, I've been feeling out of sorts. Since my mother left me, I've been running in walks. Running. Hello, doctor, I've been feeling out of sorts. Hello. Welcome to the Roxham, where your dreams come true. Do you have an appointment? Yes, a doctor man. Can I have your name, please? Russell. Hopper. Let me check. Yes. So, would you like to apply for the premium or for the standard program? What was the difference again? With the premium program, you will not only experience the lucid dream with your mind, but also your body. You'll be able to fully live the dream with all your senses.
Yes, I guess I'll go for that one. Excellent choice. Now I just need you to sign this contract. Thank you, Mr. Harper. Please, make yourself comfortable. How are we feeling? Chip works on the electroencephalographical activities of your brain, boosting the connections between the frontal and the parietal lobes. Dreams can be powerful. Now, if you just lean your head to one side, you may feel a sharp scratch. If at any time you have any problems, please call us. We should really put some ice on that. It's okay, I'm all right. Is this yours? Yeah. I love Kintsugi Moon. You do? They're only my favourite band. Hey, look, I only live around the corner. I'll give you some ice you can put on that. Yes, I was carrying a whole tray of coffees and just spilled them everywhere. So it's the second time for today. Sir, you do not have a sir. I know. Volume down. Make yourself at home. I'll just get some ice. Here you go. Thanks. No worries. It's a great collection, huh? Yeah, you have some rare ones. Yeah. tea? I better get going if I don't want to miss my train. Sure, yeah, if you have to go. Actually, I was wondering if you wanted to grab a coffee tomorrow morning. Yeah. Yeah, I'd love that. 11 o'clock? Yeah. See you then. Okay. Bye.
Hi. What can I get you? Black coffee, please. It's 2:45, please. How'd you feel? Incredible, right? You slept for 23 hours. What you experienced today was a preview of the program. You know, first time people dream of flying, but they fly too fast, if you know what I mean. You need to be careful what you wish for. I don't want it anymore. How'd I get rid of it? Don't be a fool. It was your wish to dream your perfect life. You signed up for it. I don't want to dream the perfect life. I want to live it. But there's nothing I can do now. You've signed the contract. I've been feeling out of sorts since my mother left me. I've been running into walls. Run, running. Hello, doctor, can get my mind inside my head. Is there some kind of medicine that can get me out of my bed? Out of my bed. I've been taking pills and feeling wasted because you have not. Beh, avete imparato la lezione da questo film. Grazie comunque al Festival 2030 e all'Associazione 1519 per aver selezionato questo film e gli altri due che vedremo nei prossimi giorni. Devo dire che sono dei film girati da persone molto giovani, sono sostanzialmente vostri coetanei, come le persone
dalle scuole che ci stanno seguendo. In particolare quello di oggi è un film, è un corto girato da Alessandro Montalbano e naturalmente noi ringraziamo anche la scuola civica Altiero Spinelli che è sempre stata al nostro fianco, sono dei bravissimi interpreti e traduttori, studiano per diventarlo e ci danno veramente una grossa mano. Dobbiamo andare a correre abbastanza velocemente poi per continuare questa prima giornata del Festival dei Diritti Umani. Abbiamo tante cose da raccontarvi, ma naturalmente non rinunciamo a chiedervi ancora di mandare foto su come state seguendo questo festival. È molto facile, basta con un numero di WhatsApp 388 46 55 910, io non me lo ricordo mai, lo devo continuamente leggere, abbiate pazienza. Le vedremo fra poco queste immagini, però prima vi facciamo vedere che cosa. Beh, io immagino che molti di voi siano degli smanettoni, dei maghi, dei joystick, dei virtuosi delle tastiere. Io no, non ne so quasi nulla di tutto questo. So che è un tema estremamente importante che ha a che fare molto con gli algoritmi e con l'intelligenza artificiale e dunque ho chiesto una mano ad un amico che ne sa molto di più di me, è un giornalista del Corriere della Sera, Riccardo Lichene, e vediamo quello che c'ha da raccontare sui videogame. La pandemia ci ha costretto a ripensare la socialità. Niente più bar, concerti, mostre, conferenze, film, sport o qualunque altra attività che potesse contagiarci o farci contagiare. C'è una categoria che però la differenza l'ha a malapena sentita, i videogiocatori. Chi gioca ai videogiochi è già abituato a sentire i propri amici in una cuffia, a ricreare esperienze del mondo reale dentro un videogame e, in generale, a socializzare a distanza. Quello digitale è un mondo governato dagli algoritmi e nei termini e condizioni che accettiamo si nascondono infinite minacce, concrete e potenziali, ai nostri diritti. Io sono Riccardo Lichene, sono un videogame reporter per il Corriere della Sera e questa è la prima parte della storia di come i videogiochi hanno cambiato la pandemia e di come la pandemia ha cambiato i videogiochi. Per gli appassionati, ritrovarsi con i propri amici per una partita è un rituale vecchio quanto la loro passione, che con la pandemia è semplicemente continuato. La vera rivoluzione è arrivata quando gli appassionati di musica, film, arte e moda si sono ritrovati ad aprire un account di Fortnite per partecipare agli eventi virtuali organizzati all'interno del gioco. Fortnite è famoso per essere un Battle Royale, un videogioco in cui 100 giocatori si scontrano in una battaglia all'ultimo sangue, premiando l'ultimo che resta in piedi. Lo sviluppatore Epic Games, però, si è reso conto che Fortnite può essere molto di più, uno spazio sociale in cui ritrovarsi non per spararsi tra amici, ma per vedere un concerto, un film, una mostra, una sfilata di moda o una talk sui problemi della disuguaglianza etnica in America. Dietro alla facciata dell'accessibilità, però, si nasconde il problema del monopolio. Per essere nel nuovo spazio digitale di Fortnite, devi fare affari con Fortnite e sottostare alle sue regole di censura. L'evento che ha rivoluzionato l'intrattenimento online è stato certamente il concerto del rapper americano Travis Scott, che ha attirato più di 10 milioni di persone. La performance ha ridefinito il modo di comunicare, intrattenere e vendere attraverso i videogiochi e la loro nuova relazione con il grande pubblico. L'evento era gratuito, ma erano disponibili personalizzazioni per il proprio avatar in-game per mostrare il proprio supporto all'artista, magliette, modifiche per le armi di gioco e tanti altri gadget, esattamente come allo stand delle magliette di un concerto nel mondo reale. Dopo di lui, altri artisti e altre piattaforme hanno avviato sinergie con il mondo della musica, dando vita a una primavera di musica dal vivo online mai vista prima. Ava Max, Dominic Fike e le superstar del K-pop coreane BTS sono solo alcuni dei nomi che hanno scelto i videogiochi per esibirsi o lanciare il nuovo loro album, trasformando il palco di Fortnite o quello di Roblox in una tappa quasi obbligata di una nuova generazione di tour di concerti. Con i cinema chiusi, il mondo del grande schermo non è certo rimasto a guardare e ha organizzato premiere, anteprime e interi festival cinematografici all'interno di Fortnite o Roblox.
Come se non bastasse, la moda, l'arte e la cultura hanno tutte deciso di aprirsi al mondo dei videogiochi per aumentare la loro fruibilità e ridurre le distanze con nuovi e vecchi appassionati. Stiamo assistendo alla nascita di un nuovo modo di vivere la propria presenza online chiamato metaverso. Un internet non più vissuto in modo passivo da fruitori, ma in modo attivo da creatori e condivisori. La fantascienza ha già immaginato mondi come questo. Provate a pensare a Ready Player One, un film in cui tutta la storia, l'azione e le avventure dei protagonisti si svolgono tanto nel mondo reale quanto in quello virtuale. La nostra presenza e le nostre azioni online stanno raggiungendo sempre di più lo stato di atti e dichiarazioni pari a quelli della vita reale, dalle cause di diffamazione sui social, passando per i video che istigano all'odio. Stiamo lentamente costruendo un sistema di legislazione e di tecnologie che ci permetteranno di vivere online, portando il nostro stile, le nostre passioni, le nostre idee, i nostri diritti e i nostri sogni con noi, dandogli la forma che più desideriamo. Come tutti i più grandi sogni, però, arriva il momento in cui la realtà presenta il conto e per realizzare il metaverso qualcuno ci deve mettere i soldi. Saremo tutti noi a finanziarlo, ma non nella forma o nei modi che vorremmo o di cui siamo consapevoli. Abbiamo acconsentito da decenni ormai al commercio dei nostri dati e a un'invasione massiccia della nostra privacy. È un algoritmo basato su quegli stessi dati a consigliarci cosa guardare, cosa mangiare, come vestirci e chi incontrare, tutto per venderci un prodotto in più. Non sono queste le fondamenta del nostro futuro tecnologico. C'è un altro fattore, poi. Il metaverso è affamato di elettricità, che non è neanche lontanamente vicina ad avere delle fonti in maggioranza rinnovabili. Di questo e dei diritti di ciascuno di noi quando mettiamo piede sul web parleremo nel prossimo appuntamento di questa miniserie del Festival dei Diritti Umani, in cui vi racconterò di modelli di business, di raccolta e sfruttamento dei dati e di innovazione sostenibile, per scoprire come i videogiochi cambieranno per sempre la nostra vita quotidiana. Grazie Riccardo Lichene, giornalista del Corriere della Sera, che ha fatto capire qualcosa anche a me di questo mondo dei videogame. Con lui ci vediamo nei prossimi giorni. Devo andare di corsa perché mi dicono che siamo già in ritardo. Battute a parte, siamo sepolti in qualche modo da fotografie, in senso positivo naturalmente, di fotografie che voi ci state mandando. Sono contentissimo e magari la regia può farne scorrere alcune. Eccoli, ciao a tutti. Non so da dove siete, da dove venite, ma vi ringraziamo davvero per quello che il calore che ci state dando, ci fate sentire meno soli. Beh, lui era un po' addormentato, quello lì sul banco stava un po' dormendo, va bene. Andiamo avanti, ognuno ha dei punti di riferimento precisi. Per me, per esempio, i difensori dei diritti umani sono, non so, persone come Nelson Mandela, come Don Lorenzo Milani. Magari per le persone appunto che ci stanno mandando le foto possono essere personaggi molto più contemporanei, meno male che sono molto più contemporanei. E anche inaspettati alcune volte. E noi abbiamo scoperto, grazie all'aiuto di cari amici, che sono Nicola Mogno e Anaïs Poirot-Gors di Share Radio, che sono già collegati con noi. Io li saluto calorosamente. Benvenuti. Grazie, ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie, ciao Danilo. Perché? Perché loro, che lavorano da molto tempo con i podcast e con gli adolescenti, con le persone giovani, sono le persone adatte per provare a entrare in contatto con loro e avere a sua volta un ritorno, cioè i podcast che anche questi ragazzi hanno fatto. Io lascio a voi la parola. Grazie Danilo e grazie al Festival per averci ospitato. Per noi è stata un'esperienza veramente interessante. In questi mesi abbiamo lavorato con tante scuole italiane e la sfida che abbiamo lanciato ai ragazzi è stata quella di realizzare dei podcast per parlare di diritti umani, come dire, esprimendo in maniera forte il proprio punto di vista. E esprimendolo, come dire, con un mezzo che non è il loro, con un linguaggio che non è detto che conoscano, e siamo stati colpiti e stupiti dalla qualità e dalla quantità di prodotti che abbiamo ricevuto.
Sì, anche come si sono messi in gioco sia col tema dei diritti umani che con la sperimentazione radiofonica. Bellissimo. Cioè, anche avendo delle formazioni a distanza, quindi con una difficoltà maggiore rispetto, diciamo, a quello che facciamo di solito in presenza. Quindi siamo veramente felici di come loro si sono messi in gioco, diciamo, per il festival. E facciamoli giocare, ne possiamo sentire uno? Assolutamente. Cominciamo col primo che io lo faccio sentire, poi decidiamo, poi ci spiegherete voi cos'è. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Però prima avevamo, non andavo a sentire i podcast prima. Voi ci siete, ragazzi, ma prima c'era un podcast da far sentire. Che cosa sono i diritti umani? Cosa sono i diritti umani? Secondo me i diritti umani sono qualcosa di cui una persona ha per forza bisogno. Sono da rispettare, far rispettare e proteggere sempre. Perché i doveri di ciascun cittadino diventano i diritti dell'altro cittadino e viceversa. Sono i doveri degli altri nei tuoi confronti. Propri della persona. Quello che fa sì che tutti noi possiamo essere protetti allo stesso modo e ci vengono garantite le stesse cose allo stesso modo. Sono delle convenzioni tra le varie società. Sono un simbolo di grande civiltà e di rispetto nei confronti dell'altro. Bello, buon lavoro. Ma ne dobbiamo sentire un altro, oppure Nicola e Anais volete prima intervenire? Abbiamo appena ascoltato un lavoro degli studenti del Marconi, mentre in collegamento con noi abbiamo le ragazze dell'Izzos che hanno realizzato invece un podcast dedicato al lavoro e in particolare alla situazione femminile. E forse a questo punto possiamo chiacchierare un po' con i ragazzi e lasciare l'ascolto del loro podcast in coda. Va bene. E diciamo che prima si parlava di personaggi, la cosa interessante secondo me è la scelta loro che abbiamo trovato molto originale, e volevamo chiedere alle ragazze, diciamo senza svelare prima di loro diciamo il loro lavoro, cosa potete raccontare un po', diciamo, alle persone, come avete scelto il vostro argomento, cosa vi ha spinto a fare, perché loro hanno fatto un confronto tra generazioni e quindi rilascerei la parola a loro. Perfetto. Se una di voi si vuole lanciare. Chi rompe il ghiaccio di voi? Diciamo che l'idea è partita da un video che ci ha fatto vedere la nostra professoressa di fotografia, che è un video dell'Ampi che si chiama Libere Sempre, che parlava di queste donne appunto che volevano combattere, non volevano più essere l'angelo del focolare e volevano appunto, era l'epoca del fascismo e c'erano altre problematiche e volevano fare ciò che facevano gli uomini. E a noi questa cosa è piaciuta tantissimo, poi come donna di cui si raccontava c'era anche questa Tina Anselmi che è stata al ministro del lavoro e della sanità. E nulla, l'idea diciamo che è partita da questo, ci ha ispirato molto, come dire, come cosa, per poi partire a fare il progetto. Ottima scelta. Come, ma come avete scelto le persone da intervistare? Allora, uscita fuori l'idea di intervistare appunto queste generazioni, una generazione degli anni 60 e l'altra degli anni 90. E noi da lì abbiamo pensato appunto ai nonni, e Isabella ha scelto sua nonna e un suo amico. E praticamente l'altra generazione è un nostro professore e una sua amica. E praticamente li abbiamo intervistati sia dal vivo che alcuni in chiamata. Ok. Ragazzi, voi nel vostro podcast parlate di, come dire, della difficoltà che appunto generazioni precedenti di donne hanno vissuto nell'accesso al lavoro, l'accesso all'istruzione. Cosa ne pensate della condizione femminile oggi? Credete che, come dire, la situazione sia migliorata, che ci sia ancora da lavorare? A che punto siamo? È migliorata, però cioè, secondo me cioè, si può fare ben altro, insomma, perché ci sono ancora disparità salariali che, vabbè, dipendono anche
dal ruolo che uno copre, però cioè, non è ancora tutto a parità, insomma, a mio parere. Si può fare di più. Direi se siete d'accordo di fare un'ultima domanda e poi lo sentiamo questo assaggio di podcast. Che dice Anais? Io volevo chiedere a loro come vi siete trovati con il mezzo radiofonico per diciamo raccontare questa questione del lavoro femminile e delle generazioni diverse. È stato diciamo una cosa che vi ha aiutato a raccontare, a approfondire il tema? Sì, prima di fare questo lavoro non eravamo coscienti della disparità che c'era e c'è ancora oggi su questo settore, e tutte insieme abbiamo creato questo legame, e penso che senza questo legame non saremmo qui oggi. E... ascoltiamo allora. Evviva, via, ascoltiamolo, ci avete fatto venire voglia di sentirlo. Io sono del 38, nel 40 c'era la guerra, un giorno si andava a scuola, un giorno si andava a rifugiarsi dal pericolo. Era stato un periodo molto duro per la scuola, 3 classi in una fino alla terza elementare, e arrivati alla quinta si usciva che almeno sapevamo disimpegnarsi nella vita. Proseguivano la scuola, era solo il figlio del sindaco, dell'avvocato o del benestante. Andando avanti nel tempo, chiaramente ho proseguito i miei studi, ho proseguito le mie esperienze lavorative anche in ambiti più impegnati, ad esempio in agenzie pubblicitarie o nello studio fotografico dove lavoro adesso a Milano, e devo dire che fortunatamente è una realtà di nicchia. La mia capo è una donna che ha deciso di creare uno studio apposta per le donne. Sentite, io vi devo fare i complimenti, anzi, si sente, siamo pochi purtroppo, quindi non si sente tanto l'applauso, complimenti. Nicola e Anais, dove li possiamo trovare questi podcast bellissimi, questo e gli altri? Allora, i podcast sono tantissimi e abbiamo scelto di aspettare la conclusione del festival per pubblicarli, per cui da lunedì prossimo sul sito sceradio.it troverete una pagina dedicata al festival con tutte le opere realizzate da ragazze e ragazzi con cui abbiamo lavorato in questi mesi. Vi meritate anche voi gli applausi, grazie davvero, grazie a voi studentesse, non conosciamo i vostri nomi, ma complimenti a voi e alle professoresse naturalmente, e con voi Nicola e Anais, ci sentiamo domani? Sì. Certo. Grazie allora, a presto. Ciao. 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 Che belli questi podcast, mi voglia di sentirli adesso. Però invece adesso parliamo di tutt'altro genere, esattamente quasi il suo... mi verrebbe da dire contrasto, cioè le fotografie. Perché? Perché, insomma, molti di voi naturalmente useranno Instagram, lo usano per comunicare, per naturalmente fare i selfie, eccetera. Ecco, ma vi siete mai domandati cosa c'è dietro questo social, anche dal punto di vista non solo delle regole di ingaggio, ma anche proprio dal punto di vista economico? È un giro d'affari veramente grosso. E allora per capire questo tema, per affrontarlo, il nostro Leonardo Brogioni, che ogni tanto vedrete girare qui intorno a scattare delle fotografie, perché è il suo mestiere, ha fatto un'intervista a Irene Alison. L'ascoltiamo. Festival dei diritti umani 2021, algoritmocrazia, dagli algoritmi alla mobile photography, il passo è breve, perché gli smartphone hanno dato a tutti la possibilità di realizzare ottime fotografie, i social network ci hanno aggiunto la possibilità di condividere queste immagini a livello globale. Chi si occupa di queste tematiche da anni è una giornalista, critica fotografica, curatrice e componente della giuria di festival fotografici, docente di fotografia, direttrice creativa di uno studio di progettazione fotografica. Spero di aver detto tutto. Irene Alison, grazie per la tua disponibilità. Grazie a te per questo invito e al festival per questo invito. Sì, hai detto più o meno tutto. Ecco, sì, perché io come ho cercato di dire prima, tu sei immersa professionalmente della fotografia, ma uno dei tanti motivi per cui ti ho invitato a questo festival
sta nel fatto che tu hai scritto un libro importante intitolato I Revolution, nel quale hai analizzato, leggo, l'impatto della mobile photography sul linguaggio visivo e sui meccanismi di mercato. Il libro è uscito nel 2015, no? Io ti voglio chiedere, come aggiorneresti questo libro a distanza di 6 anni dalla sua pubblicazione? Perché oltre che l'impatto della mobile photography, il linguaggio visivo ha subito o sta subendo anche l'impatto dei social e quindi degli algoritmi. Sì, la questione sul come aggiornare Revolution è una questione per me molto calda, perché me la pone spessissimo il mio editore Postcard, che giustamente vorrebbe una edizione aggiornata del libro. Il fatto è che non è facile pensare a un aggiornamento oggi, perché innanzitutto Revolution ha una prospettiva, un orientamento storico. Il sottotitolo del libro è Appunti per una storia della mobile photography, e la premessa di iRevolution è che il libro sarebbe stato vecchio nel momento stesso in cui sarebbe uscito, perché la tecnologia e i linguaggi della visione si aggiornano e cambiano e si trasformano a una velocità tale che è impossibile starci dietro da un punto di vista critico. Però iRevolution in realtà precede la diffusione capillare di Instagram, e questo elemento ha assolutamente trasformato, cambiato i termini del discorso, perché se in iRevolution parlavamo di come la mobile photography, ovvero la fotografia prodotta e condivisa con il medium del telefono cellulare, avesse cambiato i linguaggi, il linguaggio visivo e i meccanismi di produzione e di diffusione delle immagini, ora il discorso ha dei contorni molto molto più ampi. Discorso, parliamo adesso di un cambiamento che è un cambiamento che non attiene solo al linguaggio e al mercato fotografico, è un cambiamento socio-antropologico, è un cambiamento dell'immaginario che è avvenuto attraverso Instagram. A proposito appunto di numeri e di algoritmi, dobbiamo considerare che Instagram è il social che è cresciuto con un tasso maggiore rispetto a quelli a quello di tutti gli altri social dal 2014 al 2017, quindi è cresciuto al ritmo dello più 357% in questi anni, ed è diventato un monumentale catalogo di immagini e anche uno specchio, se vogliamo rivelatorio, se vogliamo distorcente, della realtà che abbiamo intorno. Instagram è una vera e propria macchina dell'immaginario. L'immaginario trasforma il modo in cui percepiamo e viviamo la realtà, e finisce con l'incidere anche sul modo in cui agiamo. Basti pensare alla capacità che Instagram ha di incidere sui nostri consumi. Gli utenti di Instagram sono quelli che da questo punto di vista hanno il coinvolgimento più alto degli utenti di tutti gli altri social. Il 72% degli utenti di Instagram almeno una volta ha comprato qualcosa perché lo ha visto su Instagram, e questo non riguarda soltanto i prodotti che consumiamo, riguarda anche proprio il modo in cui orientiamo il nostro consenso politico, il modo in cui le nostre abitudini alimentari, il modo in cui percepiamo il nostro corpo. Ovvero Instagram ha la straordinaria capacità appunto di orientare attraverso le immagini e attraverso la trasformazione dell'immaginario anche le nostre coscienze. E qui chiedo scusa al pubblico per il sottofondo canino. Nessun problema. Avevi parlato di democratizzazione della fotografia e avevi anche parlato di una certa frammentazione dello sguardo collettivo. Cioè io le avevo intesi quasi come degli aspetti positivi, no? Adesso però io sono molto spaventato appunto dall'algoritmocrazia e dal fatto che il linguaggio fotografico non sia così frammentato ma sia molto omologato. Parlavo di democratizzazione del, diciamo, dell'accesso alla fotografia e della pratica fotografica, perché per democratizzazione intendiamo la possibilità di accesso al medium fotografico e al linguaggio per immagini che
con il telefono cellulare tocca un po' il suo apice, nel senso che definitivamente la fotografia si trasforma da mestiere per professionisti a linguaggio universale. Fenomeno che sicuramente può essere inteso in maniera positiva, ma d'altro canto appunto ha come conseguenza la trasformazione, il ridimensionamento e il cambiamento della funzione del fotografo professionista. Per frammentazione dello sguardo intendevo principalmente questa attitudine, diciamo, a coltivare il qui e ora fotografico senza progettualità, attitudine che è stata tipica dei primi anni di Instagram. Adesso, e qui vengo anche, diciamo, alla seconda parte della tua domanda, quello che credo sia molto 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 interessante è che tantissimi autori hanno cominciato a fare un uso progettuale del medium, quindi non più il qui e ora, la frammentazione del qui e ora, l'autocompiacimento del momentaneo, dell'estemporaneo selfie o della serata in discoteca, bensì utilizzare questo medium che ha e questa piattaforma che hanno un potenziale enorme in termini di visibilità delle immagini e diffusione di un messaggio, per portare avanti una progettualità visiva legata a un tema. Questa cosa, il fatto che Instagram sia diventato un territorio dove riflettere attraverso le immagini sulle grandi issues del contemporaneo, è anche un grande antidoto alla omologazione. Dell'omologazione dello sguardo io parlavo molto in iRevolution e ne parlavo in termini stilistici. In realtà, diciamo, algoritmocrazia e omologazione estetica vanno di pari passo, perché su Instagram diciamo si maturano e si sviluppano dei trend visivi che sono dei trend che risultano esteticamente efficaci per il pubblico di Instagram, quindi vengono premiati dalle reaction, dai like, e quindi vengono positivamente sostenuti dall'algoritmo, motivo per cui molte persone tendono poi a omologarsi a quel trend e ripercorrerlo e replicarlo in maniera sempre più stereotipata. Questo è un grande, pericolo del social network come appunto omologatore della visione. D'altro canto, però, appunto, oggi la nostra relazione con Instagram è giunta a un grado tale di maturità per cui cominciamo anche a capire non solo come essere usati dall'algoritmo, come essere soggetti all'algoritmo, ma anche in qualche modo come utilizzare la piattaforma per portare avanti un discorso creativo, un discorso politico che ci sta a cuore. Pensiamo per esempio all'efficacia che ha avuto Instagram nel diffondere e radicare i temi della cosiddetta fourth wave femminista. La fourth wave femminista è composta anche da attiviste, da creative che hanno utilizzato Instagram come megafono per le loro tematiche, portando avanti un linguaggio visivo e non solo, un linguaggio poetico che è in grado di trasmettere a un'utenza molto vasta quelli che sono dei temi che oggi sono diventati temi parte fondamentale del dibattito pubblico: l'inclusività, i diritti delle donne, la riappropriazione da parte delle donne della rappresentazione visiva del corpo femminile e così via. Sempre nel libro, se non sbaglio, ti avevi definito la mobile photography come lingua madre dell'uomo liquido. L'idea di lingua madre dell'uomo liquido faceva riferimento al concetto teorizzato da Bauman di società liquida, come un'epoca in cui tutte le certezze vanno a disgregarsi, la fiducia nelle istituzioni, i tradizionali interlocutori economici, la famiglia stessa, e la società diventa liquida, cioè è tenuta insieme da legami fluidi che cambiano continuamente, e in
questo costante cambiamento l'unica certezza diventa il cambiamento stesso. La mobile photography, sempre intendendo fotografia prodotta e diffusa attraverso il cellulare, ha questo stesso aspetto di liquidità, soprattutto sul suo nascere, nel senso che sul suo nascere una fotografia che quasi mai ha una progettualità, quasi mai ha un obiettivo specifico e vive, appunto, si nutre di estemporaneità, si nutre della rappresentazione del qui e ora senza una visione di futuro, senza l'idea di uno storytelling o un messaggio da comunicare. Quindi io da una parte vedo l'estremizzazione di questa liquidità che per esempio è rappresentata da feature come le stories di Instagram, no? Addirittura che sono proprio la prova concreta di come produciamo più immagini di quelle che vogliamo o possiamo ricordare, tanto che addirittura c'è una feature di Instagram che tra l'altro è una delle più usate, delle più premiate dall'algoritmo, che è pensata per immagini che durano soltanto 24 ore. Perché sono quelle immagini che noi produciamo dando loro la dignità di immagini che devono durare solo 24 ore, ok? Un'idea che era lontanissima dalla concezione, diciamo, della fotografia delle origini, no? Perché la fotografia pre-mobile photography cosa faceva? Dicevamo immortalava o eternizzava, ok? Quindi rendeva in qualche modo permanente un ricordo. Invece noi oggi produciamo fotografie specificamente pensate, produciamo immagini specificamente pensate per durare solo 24 ore, ok? Quindi questo è il non plus ultra della liquidità. Appunto, da un altro punto di vista, però, la maturazione del nostro rapporto con la piattaforma fa sì che sempre più persone la utilizzino in una maniera molto più progettuale. Quando parliamo di Instagram, che percepiamo oggi come un elemento cardine della nostra comunicazione visiva, stiamo parlando di qualcosa che in fin dei conti tra 4-5 anni potrebbe non esserci proprio più. E questa è una questione, per esempio, per me molto aperta. Che ne sarà dei nostri ricordi visivi? Che ne sarà dei ricordi visivi di almeno un paio di generazioni se i software di Instagram dovessero esplodere, ok? Io appartengo a una generazione che è ancora cresciuta con l'album di famiglia, ma quelli che sono venuti dopo di me non ce l'hanno mai avuto un album di famiglia, e probabilmente il loro album di famiglia è Instagram, quindi è lì, è a quella piattaforma e a quell'algoritmo che affidiamo la gestione e la conservazione della nostra memoria visiva. Che ruolo resta al fotografo professionista o all'artista che usa la fotografia in questa epoca? Il punto della questione non è più esattamente questo. Il punto non è chi ha o non ha l'etichetta di professionista. Il punto è che ci sono tantissime, ormai milioni di persone che si esprimono attraverso le immagini, e ciò che fa la differenza non è tanto l'etichetta sono un professionista o non sono un professionista. Ciò che fa la differenza è la capacità che quelle immagini hanno di diventare un'interpretazione del contemporaneo significativa, utile, originale, che ci faccia acquistare una consapevolezza nuova. Per me questo è un po' il punto. Non lo definirei più fotografo professionista, probabilmente lo definirei visual storyteller, perché così è una categoria molto più aperta che abbraccia diversi approcci. Viviamo una realtà complessissima e molto stratificata. Il linguaggio visivo può essere uno strumento utilissimo per raccontarla, per scardinarne gli stereotipi, per comprenderla meglio. Quindi per me oggi è significativo e utile, a ragion d'essere, chi attraverso le immagini è in grado di fare questo. Grazie a Leonardo Brogioni e a Irene Alison per questa spiegazione. Voglio chiarire una volta che era un'ipotesi quella dell'esplosione dei server di Instagram, non vi preoccupate, voglio dire, se succede questo non abbiamo più le foto, ok? No, chiaro. Festival Diritti Umani,
andiamo avanti, anche perché mi dicono che dobbiamo andare un po' a correre, anche perché c'è il quiz finale, che voi dovete stare ovviamente molto attenti. E volevo introdurre il nostro prossimo ospite con quest'immagine. A me è capitato di vedere recentemente una pubblicità dove c'era un'automobile che si governava da solo col volante, in poche parole parcheggiava da sola. E ho detto, è fantastico, fatica in meno e anche forse un risparmio della carrozzeria. Ecco, la tecnologia serve esattamente a questo, serve a farci meno fatica e se possibile magari anche a farci guadagnare un pochettino nel conto dal carrozziere. Però ovviamente c'è molto di più dietro la tecnologia, in particolare l'intelligenza artificiale, perché non si limita a sostituirci nella fatica fisica, ma addirittura punta in qualche modo a sostituirci nel vero senso della parola, e qui questo diventa veramente un problema, altro che automobili che parcheggiano da sole. L'ho fatta un po' troppo lunga per dare il benvenuto al nostro ospite, che è Davide Serafin, che vedo già collegato. Benvenuto. Buongiorno. Davide Serafin, l'abbiamo chiamato in causa anche perché ci è piaciuto molto il suo libro Schiavi elettrici, pubblicato da People. Però, scusa Davide, ma se tu dici che l'intelligenza artificiale e l'algoritmo ci fa fare meno fatica, perché ci chiami schiavi? Beh, tutto ha un senso ovviamente. Nel libro parlo di sistemi automatici che prendono decisioni per noi sulla base di una serie di fattori che vengono raccolti, anche adesso che stiamo utilizzando i nostri device, i nostri telefoni, ci assolutamente. Sono applicazioni che raccolgono informazioni e in un certo qual modo siamo tutti schiavi elettrici. Nel libro ovviamente gli schiavi elettrici sono anche i robot, le applicazioni, diciamo così, hardware, che l'intelligenza artificiale potrà avere da qui in futuro, soprattutto nei luoghi di lavoro, che potrebbero sostituire le attività umane. L'esempio che hai fatto nella presentazione, ovvero quello della guida autonoma, è calzante perché potrebbe incidere ovviamente una volta raffinata, una volta applicata ai veicoli, soprattutto ai veicoli elettrici, potrebbe andare a sostituire tutta una serie di mansioni, di persone che effettuano per lavoro il trasporto di merci, di cose verso i luoghi dove devono essere disposti. Ovviamente questa tecnologia non è ancora matura. Non è ancora matura perché ci sono stati degli intoppi, degli incidenti, in particolare un incidente avvenuto lo scorso anno in Arizona, quando un'auto a guida autonoma di classe 3 di Uber ha investito e ucciso una donna che stava attraversando non sulle strisce pedonali, in un luogo, su una strada ad alta percorrenza, ad alta velocità, in un punto non illuminato, e per di più la donna che è stata investita era vestita di nero e era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e di alcol. L'automobile non fu in grado di individuare l'ostacolo e il guidatore, stiamo parlando di una classe 3, quindi a bordo comunque prevede la presenza di una persona in grado di agire nelle condizioni di emergenza, era distratta dalla visione di un programma in streaming proprio su un'applicazione. Cioè, invece di controllare cosa avveniva nella macchina, stava guardando un film? Esatto, esattamente. Fantastico. Questo. Però scusami, scusa, tu fai questo esempio, Davide Serafin, perché vuoi dire che se ci fosse stata una persona al volante avrebbe visto, avrebbe saputo prevenire in qualche modo questo incidente, punto di domanda? Molto probabilmente sì, le applicazioni non sono ancora mature, l'intelligenza artificiale sulla guida autonoma non è ancora matura. Non è in grado di distinguere un alce da un cervo presente sul ciglio della strada e non sa quello che potrebbe essere il suo comportamento, ovvero scappare, attraversare la strada oppure rifugiarsi in un bosco. Questi elementi possono essere invece più facilmente, diciamo così, compresi, anticipati dalla mente umana, che ha anche la possibilità di avere un bagaglio di esperienza di ricordo più facile, no, da utilizzare.
Quindi tu stai dicendo, Davide Serafin, che attenzione, quando vi dicono che l'algoritmo, l'intelligenza artificiale è così potente, no? Riesce a immagazzinare così tanti dati, a fare le connessioni, stai dicendo, guardate che non basta, non è sufficiente, il cervello umano è in grado di fare delle ulteriori connessioni che servono a evitare, no, alcuni incidenti. Non riesci a limitare il razzismo, l'avidità e tutto il resto, però alcuni incidenti li può evitare. Esatto. Diciamo che tutti gli algoritmi di intelligenza artificiale devono avere una fase di learning, di apprendimento. Mm. E questo apprendimento per le autoguide autonome non può essere, diciamo così, basato su incidenti che coinvolgono persone effettivamente. Sarebbe un costo troppo elevato. Tra l'altro il dilemma è, l'auto avrebbe dovuto bloccarsi e causare probabilmente la morte del suo passeggero oppure causare la morte del pedone? Il dilemma morale è irrisolvibile per l'intelligenza artificiale, mentre la persona, l'uomo, può decidere magari con un gesto, un atto dettato anche da una situazione di creatività, di improvvisazione, salvare entrambe le vite. Beh sì, è estremamente interessante quello che stai dicendo, perché mette in discussione un po' anche questa idea, come dire, del fantastico mondo delle tecnologie artificiali. C'è una discussione che non finisce mai, e da quando c'è la rivoluzione industriale, cioè 1700, che dice, guardate, ogni forma di tecnologia ovviamente fa diminuire i posti di lavoro. Gli ottimisti dicono no, non è vero, perché in alcune situazioni ci saranno delle nuove professioni. Chi dovrà, appunto, che ne so io, verificare come funziona l'intelligenza artificiale, programmare gli algoritmi, eccetera, eccetera. I pessimisti invece dicono no, guardate che alla fine la somma sarà negativa. Tu appartieni ad una di queste due categorie? Allora, no, a nessuna delle due, nel senso che ho molti più punti di domanda e nel libro ho voluto lasciare i punti di domanda. D'altronde non è detto, se noi guardiamo al passato, le tecnologie hanno cancellato lavori, basta guardare quello che è successo nel settore agricolo. Nel libro parlo delle mondine del Vercellese che non esistono più, ovviamente. Stai parlando dei ragazzi, scusami Davide, ma secondo me le mondine non sanno neanche cosa sono. Bravissimo, le mondine erano lavoratrici dei campi e delle risaie del Vercellese, dovevano fare la monda, che era una sorta di eliminazione, no? di erbacce dalle culture delle risaie. Cioè stavano con le gambe immerse nelle risaie, esatto, e strappavano. Immerse nelle risaie, esatto. E strappavano insomma, tutto ciò che non andava coerente con il raccolto. Ti ho interrotto, dicevi, la tecnologia nell'agricoltura ha, come dire, soppiantato le mondine, e poi? E poi oggi ci sono delle macchine che fanno il lavoro al posto delle persone, ma ovviamente la tecnologia ha generato ulteriori nuovi lavori. Oggi la tecnologia, l'intelligenza artificiale, le applicazioni creano lavori nuovi, ma il punto di domanda è che sia questa creazione di lavori più lenta di quanto non certo. possa essere l'erosione dei posti di lavoro attuali. Cioè se ne perdono di più di quanti se ne riescono poi a creare di nuovi, diciamo così. Esatto, tutto ciò dipende anche molto dalle politiche educative che possono essere attuate. Politiche educative che sono povere nel senso delle facoltà STEM e delle materie legate all'informatica, ovviamente rendono poi le persone, i futuri lavoratori, meno attrezzati dal punto di vista delle competenze. Ti lascio con un'ultima domanda, Davide Serafin, e ti ringrazio naturalmente per quegli spunti che tu ci hai dato. Allora, nel tuo libro tu dici, attenzione, non bisogna fare come i luddisti, e anche qui ci dirai tu in una parola cosa sono i luddisti, perché non tutti possono saperlo.
Dici, aggiungi però che quindi non bisogna essere necessariamente contro la tecnologia, però attenzione che la tecnologia in questo momento è nelle mani di pochissime aziende e che hanno il controllo quindi di quello che accade. Ho capito bene la tesi del tuo libro? Esatto. Il ludismo nasce nella prima rivoluzione industriale, all'inizio del XIX secolo. Il termine nasce dalla figura di Ned Ludd, che era un lavoratore del settore tessile che aveva subito punizioni corporali dal proprio datore di lavoro, pensate. E per vendicarsi rispetto a questa ingiusta punizione, che comunque era stata sanzionata da un giudice dell'epoca, aveva spaccato un telaio, una macchina, per produrre tessuti, stoffe. In quel momento, quindi, siamo nella fase storica della prima rivoluzione industriale della meccanizzazione del tessile. Certo. Da allora si è creato questo movimento che insomma, è durato alcuni anni, dall'inizio del XIX secolo, appunto, come dicevo, che ha preso il nome di ludismo, ma ludismo non significa essere contrari al progresso, significa essere contrari al divario di potere che le macchine e oggi le applicazioni, gli algoritmi creano. È un divario di potere tra gli utenti che utilizzano le applicazioni e chi detiene i codici. Come dicevo in apertura, e chi detiene i codici poi detrae, no, una sorta di, come se fosse una estrazione dal sottosuolo di un petrolio, una ricchezza infinita, che sono i dati. Sui dati si possono stabilire e impostare le campagne di marketing. Quello che capita con le applicazioni di consegna di cibo, di cui si è parlato all'inizio di questa giornata, è emblematico, perché le applicazioni sanno quello che le persone scelgono, sanno quando lo scelgono, in che momento della giornata, in che luogo geografico, attraverso quale telefono, quale web browser. Tutte queste informazioni sono utilissime per costruire le offerte a livello di mercato. Grazie Davide Serafin, anche perché ci hai alzato la palla, come si dice in pallavolo, per parlare di un altro tema, perché abbiamo prima ragionato su Instagram, ma potremmo citare anche TikTok, Snapchat, cioè quei software che magari ci divertono un po' perché ci storpiano un po' la faccia, eccetera. Ma vi siete mai domandati però, come dire, dove finiscono tutti queste immagini, questi dati che noi abbiamo messo dentro queste software? Ecco, questo è il tema che vogliamo affrontare col prossimo servizio che è curato da Laura Carrer, che lavora per il network di giornalismo investigativo IRPI. Grazie Davide, alla prossima occasione. Arrivederci, ciao. Ciao, sono Laura, ricercatrice e giornalista freelance nel campo della tecnologia. In questa mini lezione faremo un viaggio nel backstage di alcune app che utilizziamo tutti i giorni come Instagram, FaceApp, TikTok o Snapchat. In comune hanno la possibilità di apporre un filtro sul nostro viso, ad esempio per truccarci, assomigliare alla nostra celebrità preferita, invecchiare o persino diventare un quadro del Settecento. Ma cosa succede quando usiamo un filtro? Dove finiscono questi dati? E le foto che creiamo rimangono sul nostro telefono? Partiamo innanzitutto dal nostro volto, unico e irripetibile. La faccia che ci portiamo dietro da quando siamo stati messi al mondo è un dato importantissimo di noi, più nello specifico un dato biometrico. Il nostro volto ci rende molto più identificabili rispetto alla nostra carta d'identità, proprio perché ha delle particolari caratteristiche. Quando utilizziamo il filtro di un'applicazione, la nostra faccia è processata da una intelligenza artificiale che innanzitutto cerca di capire dove è collocato il nostro volto e in un secondo momento le sue caratteristiche. Questo è possibile grazie ad un meccanismo chiamato face detection, con il quale si individua in un'immagine un volto e successivamente le intelligenze artificiali ne calcolano la distanza fra gli occhi, la distanza fra gli occhi, il naso e la distanza fra occhi, naso e bocca. Abbiamo infatti tutti un volto molto diverso, se ci pensate. Ma come fanno le intelligenze artificiali a riconoscere un volto? Beh,
Come tutte le macchine devono ricevere degli input dall'essere umano e in questo caso sono in grado di riconoscere un volto perché vengono addestrate su milioni di immagini ritraenti facce. Le immagini dei volti creano i cosiddetti dataset, cioè collezioni di volti che possono essere raccolti su internet anche, quindi le vostre foto su Facebook o Instagram, se avete un profilo aperto, sono pubbliche e utilizzabili da chiunque. Certo, utilizzare questi filtri non è di per sé un rischio. Ciò che fanno questi algoritmi è semplicemente riconoscere la fisionomia di un volto per applicarvi sopra un filtro. Non è possibile infatti identificare una persona né associarvi un nome e un cognome, quindi trarne delle generalità. Nonostante ciò, è indubbio che applicazioni come Instagram, TikTok o FaceApp traccino i contorni del nostro viso, un dato biometrico che abbiamo detto essere importantissimo, e li utilizzino per intrattenerci sulla loro applicazione, alimentando di fatto il loro profitto economico. Ma c'è anche un altro risvolto. Dove finiscono le immagini che creiamo per gioco, facendo finta di essere più truccati, tatuati o degli alieni? Dipende. Da quanto sappiamo, ad esempio, l'applicazione FaceApp le conserva su un suo server, ovvero le fotografie escono dal vostro telefono per arrivare qui. Non si sa, ad esempio, in quale paese ci siano questi server, in quali paesi siano conservate, come siano trattate queste informazioni e che utilizzo se ne faccia. In alcune inchieste giornalistiche sembrerebbe emergere la possibilità che l'azienda alleni proprio attraverso questi dataset di milioni di volti che sono gli utenti che utilizzano l'applicazione tecnologie di riconoscimento facciale. Molto similmente fa anche Wombo AI, un'applicazione che dà la possibilità di registrare dei video cantando una canzone e che dice di mantenere le nostre fotografie su, pensate, un server di proprietà di Amazon e poi però di cancellarle. Instagram, così come la sua azienda proprietaria Facebook, utilizza tecnologie di riconoscimento facciale sui nostri volti al fine di applicarvi dei filtri, come abbiamo detto, oppure di riconoscervi all'interno di fotografie in cui un amico o un'amica vi ha taggati, creando un modello del vostro volto che non sarebbe condiviso con nessuno oltre che con noi. TikTok è invece un'applicazione un po' più controversa, ti permette di fare un po' tutto ciò che fanno le altre applicazioni, ma non si capisce molto in che modo utilizzi i contenuti creati e condivisi dagli utenti. Negli Stati Uniti la Commissione a protezione dei diritti dei consumatori ha sanzionato ad esempio l'applicazione EverUp, che consentiva agli utenti di modificare le foto create con la stessa, perché salvava queste ultime e le utilizzava appunto per addestrare intelligenza artificiale nel riconoscere i nostri volti. Insomma, non proprio carino vedere che la propria faccia è utilizzata da qualcuno senza il nostro consenso. Un esempio lampante di ciò che di strano si può creare attraverso l'analisi del volto è sicuramente il deepfake, ovvero questa tecnica per l'analisi dell'immagine umana basata sull'intelligenza artificiale, che permette di combinare e sovrapporre immagini o video esistenti con contenuti originali. Sicuramente vi ricorderete nel 2019 il deepfake più famoso d'Italia, ovvero Matteo Renzi, pubblicato, trasmesso su Striscia la Notizia. Un esempio più lampante è il lavoro di uno sviluppatore americano, che è durato settimane, per far diventare questo tizio uguale a Tom Cruise. Questa, diciamo, è la tecnologia deepfake, ovvero una tecnica appunto per analizzare l'immagine e che riporta un volto di una persona su quello di un'altra persona. È abbastanza innocua in questo caso, come in quello di Matteo Renzi, ma particolarmente problematica quando invece parliamo di revenge porn. Cioè è facile mettere un volto su un corpo che non gli appartiene all'interno di un video pornografico, rovinando la reputazione ad esempio di una donna. Ed è subito Tom Cruise, infatti. In modo più semplice, ma comunque similmente a quanto fatto nel deepfake di Tom Cruise, l'app TikTok permette la creazione di brevi video aggiungendo la vostra faccia su un corpo differente. Anche qui i risvolti possono essere molteplici. Prendere l'immagine di una persona e associarla a una situazione o un corpo differenti può sicuramente favorire la disinformazione, oppure mettere a rischio determinate categorie di persone attraverso la condivisione non consensuale di immagini, anche a carattere intimo. Quindi
I filtri di fake bomba, ma consideriamo il nostro volto per quello che è, ovvero unico. Non utilizziamo immagini di chiunque senza consenso. Osserviamo l'evoluzione delle tecnologie e il potenziale impatto di queste sulla nostra vita. Informiamoci soprattutto su dove e a chi finiranno in mano i nostri volti e dati. Ciao. Grazie a Laura Carrer, grazie a IRPI, questo network di giornalisti investigativi che torneranno con noi sulla piattaforma festivaldirittiumani.stream alle 14 per parlarci di riconoscimento facciale. E sapete che soltanto qualche giorno fa il Garante per la Privacy ha bocciato questa forma di riconoscimento facciale che voleva usare le forze di polizia, quindi siamo davvero sul pezzo. Dobbiamo passare velocemente a un altro argomento, ma prima dobbiamo ovviamente fare vedere le foto con cui ci state inondando letteralmente. Vi ringraziamo davvero. Questo però non è a scuola, dai, c'è un gatto qua. No, ci state facendo mostrare, grazie davvero, come state seguendo questo Festival dei Diritti Umani, la prima giornata dedicata agli algoritmi nelle vostre scuole oppure ancora, ahimè, nelle vostre case con la didattica a distanza. Oh, qui c'è un bianco e nero elegante addirittura, guarda qui che roba. Benissimo, fa piacere, continuate a farlo, potete usare il nostro WhatsApp che è 388 46 55 910. Ci stiamo avvicinando al finale, dove ci sarà un quiz. Molte delle cose che voi avete sentito avete preso degli appunti, spero, perché vi permetteranno così di scalare la classifica di questo quiz, che non so se usa degli algoritmi, adesso chiederò poi a Laura Signori. Prima però un altro spunto, perché questo è un tema appunto che ricorre più volte nel corso della mattinata. Se volete, molto semplice. L'intelligenza artificiale di per sé non è un male. Il problema è come viene usata, ma soprattutto come appunto noi sappiamo utilizzarla. E questo è un grosso rischio. Perché? Perché se non la sappiamo utilizzarla, siamo utilizzati dall'intelligenza artificiale, della fregatura. È un tema, come dire, che riguarda anche il cosiddetto divario digitale, cioè se noi non siamo nelle condizioni di utilizzare questi strumenti, vuoi per motivi economici, perché non abbiamo i soldi per il computer nuovo o per una linea veloce, o vuoi perché non abbiamo approfondito questo tema, allora saremo sempre, come dire, a rischio di essere fortemente condizionati. E quello del divario digitale è il tema che ci sviluppa in questo servizio Alessandra Vitullo dell'Università di Milano a Bicocca insieme a Marco Gui. Nel 2020, nell'indice europeo che classifica i paesi della comunità in base al livello di competenze digitali dei propri cittadini, indicava che l'Italia occupava la 25esima posizione sui 28 stati membri. Dietro di lei rimanevano solo la Romania, la Grecia e la Bulgaria. Sempre in questo documento si legge che solo il 42% degli italiani, cioè meno della metà, possiede le competenze digitali di base. In un'altra ricerca condotta sempre nel 2020, però dall'Organizzazione Europea dei Consumatori insieme all'Associazione Italiana Altro Consumo, che ha intervistato poco meno di 2000 italiani, ha evidenziato che tra questi solo l'11% era ben informato su che cosa fosse l'intelligenza artificiale. Addirittura un intervistato su due era convinto che l'intelligenza artificiale c'entrasse poco o per nulla nelle loro vite quotidiane. Cosa ci indicano questi dati che vi ho appena presentato? Ci indicano che nonostante la tecnologia pervada e condizioni le nostre vite quotidiane, sono ancora troppo pochi gli italiani che possiedono le capacità e le competenze per gestire queste tecnologie, per capirne il funzionamento. Termini come IoT, 5G, blockchain, cloud computing, sono parole che restano sconosciute, incomprensibili alla maggioranza degli italiani. Ma cosa implica concretamente nelle nostre vite, nella nostra quotidianità di tutti i giorni, non averle queste competenze digitali? Beh, oggi abbiamo l'opportunità di parlarne col professor Marco Gui dell'Università degli Studi di Milano, Bicocca,
che negli ultimi anni si sta proprio occupando di media education, rivolgendo particolare attenzione al livello delle competenze digitali degli adolescenti. Diamo il benvenuto al professor Gui e ne approfitto in questa intervista proprio per chiederle quali sono le differenze e le disuguaglianze che si creano tra le persone che hanno scarse competenze digitali rispetto a quelle che al contrario le sanno gestire correttamente. Possiamo dire che la ricerca internazionale ha mostrato chiaramente che nella popolazione all'interno di un paese, per esempio l'Italia, esistono diversi livelli di competenza digitale misurata attraverso dei test o attraverso delle autodichiarazioni. E questi livelli, queste discrepanze, queste disuguaglianze ricalcano un po' le disuguaglianze già preesistenti di ordine socio-economico, culturale. Quindi il primo punto è che le competenze digitali tendono a ricalcare disparità esistenti e quindi se non le colmiamo tendono a polarizzare le disuguaglianze già esistenti. Ma c'è un secondo filone di letteratura ancora più interessante, che non è tanto interessato a misurare qual è il livello delle competenze nei vari gruppi sociali, ma a misurare cosa le persone riescono ad ottenere poi con queste competenze. E anche lì si vede che chi ha più competenze digitali riesce ad ottenere maggiori benefici per la propria vita. E questo è misurabile. Quindi sono benefici di tipo economico, trovare un lavoro, trovare un'occasione per comprare un bene a un prezzo minore, sono benefici di tipo sociale, il fatto di capire a chi rivolgersi per risolvere un problema, sapere come rivolgersi a questa persona che magari non si conosce, sono benefici di tipo culturale, informarsi, capire che cosa sta succedendo anche a livello politico e civile. Quindi c'è anche una disuguaglianza di si dice in letteratura outcomes of internet use, cioè benefici che le persone ricavano. Chi ha più competenza digitale riesce a ricavare più benefici, ma non è finita qui, perché non solo ci sono le opportunità su internet, ma ci sono anche i rischi. Per esempio, prendiamo il rischio di un utilizzo eccessivo che faccia male alla salute, che ci faccia perdere troppo tempo, che ci distragga dalle cose che stiamo facendo. Anche in questo caso, nel caso dei rischi, si è visto che questi sono distribuiti in maniera disuguale. Quindi chi ha meno risorse socio-culturali ed economiche ha anche più effetti negativi dell'utilizzo della rete. E restando su questo tema dell'utilizzo eccessivo, poco strategico, nel centro di ricerca benessere digitale, che io dirigo all'Università di Milano Bicocca, ci siamo concentrati molto sulla gestione del tempo e dell'attenzione. Secondo noi questa diventa una competenza nuova, se vogliamo, molto importante da associare alle altre più tradizionali, tra virgolette, competenze digitali, che serve proprio a fare un uso finalizzato ad ottenere dei benefici, piuttosto che un uso solamente di intrattenimento o di semplice comunicazione tra pari. E all'interno del vostro centro benessere digitale voi avete sviluppato un progetto rivolto alle scuole secondarie di secondo grado proprio per implementare, migliorare le competenze digitali degli studenti, degli adolescenti. Ce ne vuole parlare? Vuole presentarci il progetto, di cosa si tratta? Sì, questa è una piattaforma e un progetto frutto di anni di lavoro che ha coinvolto diversi partner privati come Fastweb, partner pubblici come il Ministero dell'Istruzione, Università, Bicocca e una rete piuttosto ampia di scuole. Uno dei risultati importanti è per la prima volta in Italia un test di competenza digitale rigoroso che ogni docente può somministrare ai suoi studenti e ricevere una reportistica immediata in tempo reale che dica su quali aree i suoi studenti sono forti, su quali aree invece hanno delle lacune colmabili, poi con un percorso di formazione che è contenuto all'interno della stessa piattaforma. Ora, se riesco, condivido dal web la piattaforma che si trova all'indirizzo benesseredigitalescuole.it. Questa è una piattaforma che offre in modo del tutto gratuito due cose fondamentali, come si legge qui. Un percorso formativo che è il risultato di una ricerca sperimentale controllata, quindi fatta con un gruppo di controllo, un gruppo sperimentale, che offre la possibilità di organizzare 12 ore in classe di attività, quindi è perfetta per, diciamo, anche la parte digitale dell'educazione civica,
e poi ottenere per il docente che completa il percorso 25 ore di formazione, un certificato dall'Università di Cocca. E poi il test di competenza digitale, che è questo test appunto che misura in maniera oggettiva, standardizzata, il livello di competenza digitale secondo il framework europeo DigiComp. Che cosa si può fare? Allora, si accede con Google e Microsoft, con degli account Google o Microsoft, e si arriva all'interno della piattaforma dove appunto troviamo la formazione e il test. Giusto per mostrarvi come si richiede il test, c'è una... adesso non riesco ad entrare nell'interfaccia in cui il test davvero... Eccola, per fortuna è apparsa, e appunto si inseriscono le informazioni relative alla classe, alla scuola, alla materia, e si chiede un numero di account, quindi 25, 20, a seconda del numero di studenti nella classe. E, in questo modo si riceve un file Excel con le credenziali, e poi sempre dalla piattaforma gli studenti entrano e svolgono il test, ci mettono all'incirca una mezz'ora, e in tempo reale il docente ha le informazioni, può scegliere se farlo svolgere in maniera del tutto anonima oppure prendere nota di chi è chi attraverso, insomma, l'associazione tra le credenziali e il nome della persona. La cosa importante è che questo test è complementare al percorso formativo, perché noi possiamo usare il test inizialmente per capire quali sono le esigenze formative, poi possiamo portare avanti il percorso formativo e poi rifare il test, dato che la sua natura, diciamo, di randomizzata, cioè il modo randomizzato in cui le domande vengono pescate, fa in modo che il test si possa usare anche più di una volta nel tempo. Ma ci sono anche dei moduli di formazione per i docenti. Assolutamente, quindi vediamo se riusciamo ad arrivarci nella dashboard di questa piattaforma. Abbiamo, ecco, questa formazione, e questi moduli sono 4 e ricalcano le aree principali del DigiComp 2.1, ma come dicevo prima, noi abbiamo voluto dare nel modulo 1 subito un'attenzione particolare a questo tema della gestione del tempo. E la gestione del tempo, che è la precondizione per non essere travolti dalla comunicazione permanente che noi oggi ci troviamo a vivere. Dopo questa premessa importante, dove tra l'altro gli studenti usano anche un'app per registrare oggettivamente quello che fanno, quanto tempo stanno online e a fare cosa, ovviamente queste informazioni rimangono private per lo studente, ma queste servono per pianificare poi un miglioramento personale nell'uso degli strumenti. Ci sono delle attività guidate in questo senso che poi arrivano anche a diventare delle linee guida generali da appendere in classe in forma di cartellone. Gli altri moduli sono comunicazione e collaborazione, ricerca e gestione delle informazioni e infine la creazione di contenuti digitali. Come vedete, sono le aree classiche della competenza digitale. Su ognuna di queste aree ci sono dei video che possono essere usati in fase, diciamo così, formativa da parte del docente, ma anche volendo in classe. Ci sono delle letture e ci sono i lesson plan. I lesson plan sono delle proposte pronte di attività. Ognuno di questi moduli ha un'attività di circa 3 ore e quindi in totale possono coprire 12 ore di attività in classe. Ringrazio quindi il professor Gui per averci mostrato il lavoro suo e del Centro Benessere Digitale. Termina qui il nostro primo incontro dedicato all'approfondimento sulle competenze digitali. Vi diamo appuntamento al prossimo per continuare a approfondire come non avere la competenza giusta per gestire le tecnologie non solo ci esclude dal mondo digitale, ma ci esclude da più ampi processi culturali, sociali e democratici. Grazie dunque ad Alessandra Vitullo, grazie all'Università Milano Bicocca. È importante sempre lavorare con le università, perché spesso hanno veramente dei docenti, dei ricercatori che stanno facendo lavori importanti sui temi che vogliamo trattare, quello dell'algoritmo, della democrazia, il lavoro e i rischi che noi corriamo. Stiamo arrivati verso la fine della
non della prima giornata, della prima mattinata del Festival dei Diritti Umani. Siamo veramente molto contenti delle foto che ci avete mandato dalle scuole, continuate a farlo, poi le faremo vedere, abbiate un po' di pazienza. E io ho una persona al mio fianco con cui fare l'ultimo pezzettino di strada. Laura Signori, benvenuta. Grazie. Allora, con te l'ultimo pezzettino di strada, come l'anno scorso, è quello, diciamo, del quiz. Lo possiamo chiamare così? Esatto. L'ultima parte è un quiz, lo facciamo su Kahoot. Dovete andare con il cellulare su www.kahoot.it, oppure magari lo state già usando per le verifiche, perché in questo periodo so che molti professori si sono avvalsi di questa piattaforma, quindi magari avete già l'app. Dovete andare sull'app o su www.kahoot.it, lo vedete anche sullo schermo, e inserire questo PIN, che è 358-6464. 358-6464 per partecipare. Dopodiché vi verrà chiesto di inserire un vostro nickname, mettete nome, cognome, scuola, così sì. quando vincete vi riconosciamo, insomma. L'anno scorso possiamo dire che ci fu una gara, no, al photo finish tra un paio di scuole, esatto, che erano lì per, esatto, vincere. Esatto, io mi ricordo il Quasimodo che ha conquistato il podio, esatto, quindi anche quest'anno ci contiamo. È importante quindi mettere, anzi, anche il nome della scuola. Quest'anno devono avere più competizione, non possono proprio conquistare tutto il podio. Lo scopo di questo quiz non è ovviamente di farvi la verifica, non vi preoccupate, è però provare a ragionare insieme a voi con un metodo che voi conoscete perfettamente, appunto quello di Kahoot, su alcuni dei temi che abbiamo sviluppato. Per quello vi abbiamo detto nel corso della mattinata: oh, mi raccomando, state attenti a quello che noi vi diciamo, ricordatevi dei nomi che vengono fatti. Ah, ecco, stanno arrivando. Ecco, Alice Quasimodo, Alice del Quasimodo. Magari è una di quelle che ha vinto l'anno scorso. Esatto, e quindi prendetelo esattamente come tale, prendetelo come un gioco, non prendetelo come una verifica, però è interessante perché magari qualcosa vi è rimasto in testa di tutto quello che abbiamo detto in queste due ore. Vedo addirittura una classe intera, terza LB del Marconi, la terza C del Lizzos, che ha mandato un sacco di foto prima, grazie, non riuscivo a starvi dietro, erano tantissime foto. Infatti purtroppo le ultime arrivate o quelle che arrivano adesso le manderemo domani, perché non facciamo in tempo a scaricarle, che già ne stanno arrivando tantissime altre. Io non me ne intendo molto, tu sicuramente sì, vedo che tra quei nomi che ci sono anche dei nomi tipici dei giocatori di videogame, però, no? Guarda, c'è anche Sollillo, che è uno molto aggiornato sull'attualità, non so, quindi... Ah, è vero, ho capito. Hai capito che guardano anche la televisione, pensavo di essere l'unico a guardare la televisione ancora. Esatto, stanno arrivando tantissimi, poi i vincitori, se vi siete registrati con un soprannome, scriverete su WhatsApp: ciao, sono io, non lo so... Adesso stanno arrivando un sacco, tantissimi nomi insieme. Posaman, sono io Posaman, quindi... Ma fammi capire una cosa, poi di tutto questo, cioè, diremo a un certo punto stop, fermi, che adesso cominciamo a giocare o andiamo avanti? No, gli diamo ancora, dai, qualche minuto, perché sono veramente tantissimi. Ah, okay. Oggi c'erano 1500 studenti collegati, il tempo di trovare i cellulari, se i professori li hanno ritirati, trovare l'app o scaricarla, se non va il sito. Dai, diamogli ancora un po' di tempo. Ci saranno 10 domande, sono a tempo, e... vince il dito più veloce, quindi man mano che passa il tempo avete meno punti, non andate a cercare, quindi piuttosto sparate a caso, che magari vi va bene. Ma se andate a cercare perdete tempo e comunque non arrivate sul podio. Non bisogna googolare, conta molto anche la velocità. Esatto. Che dici? Quanto tempo è passato? Ancora qualche minuto. Sì, dai, va bene, d'accordo. Minuti. Ce la raccontiamo. Abbiamo la possibilità appunto di stare, abbiamo detto indicativamente un paio di ore, due ore e mezza per ogni mattina di questo Festival dei Diritti Umani. Come avrete notato, mentre voi continuate a caricare ovviamente i vostri nomi, i vostri nickname, diciamo così che noi la mattina facciamo un programma pensato effettivamente per i ragazzi, nel senso per le scuole soprattutto. Cerchiamo naturalmente di variare gli argomenti, anche scegliere un linguaggio
che è interessante. Il festival poi naturalmente continua nel pomeriggio e nella sera, e la cosa molto facile è quella di andare semplicemente su sul sito festivaldirittiumani.stream per continuare a seguire il nostro festival con tutte le varie altre iniziative e programmi che ci sono. Esatto, tutti i contenuti, anche quelli che avete visto oggi, rimangono sulla nostra piattaforma, quindi se siete arrivati in ritardo o se volete anche seguire i giorni prossimi e non siete iscritti e non fate in tempo con le lezioni, comunque rimarranno online, potrete andare su www.festivaldirittiumani.stream oppure sul nostro canale YouTube, però su festivaldirittiumani.stream sono catalogati tutti i giorni, li trovate precisamente, quindi vi consigliamo di andare lì. Intanto ho visto che c'è una categoria di Lillo, quindi vuol dire che sono molto legati a tantissimi, infatti ha avuto un successo enorme. Adesso Lillo è tornato a essere conosciuto tra i più giovani, perché secondo me loro non lo conoscevano prima di vedere LOL. Ho qui l'addetto stampa di Lillo che ti ha già denunciato, ti ha già querelato per avergli dato del vecchio. No, battuta a parte, volevo dire che noi formiamo in qualche modo una sorta di piccola enciclopedia alla fine di questi tre giorni, che sarà molto utile anche per voi, naturalmente studenti, ma anche i docenti ci rivolgiamo per andare veramente a consultare, perché immaginiamo che alcuni dei ragionamenti che sono stati fatti, alcune delle testimonianze che avete visto, possono essere effettivamente interessanti anche proprio per la didattica. Una didattica che è stata, diciamoci la verità, massacrata in questo anno. D'altra parte noi abbiamo provato a darvi una mano attraverso i podcast, come aveva spiegato Share Radio, attraverso i nostri webinar. Vogliamo continuare a fare un po' così. Allora, continuano ad arrivare, quindi io non so se aspettare. Dai, vi diamo 30 secondi, veloci, e poi iniziamo, perché siamo... Sì. Potremmo, in realtà sono ancora di più gli studenti, quindi potremmo aspettare a vederne arrivare tanti in più, però poi non facciamo in tempo a fare... a fare il quiz, esatto, quindi dai. Sì, io direi, guarda, contiamo fino a 10, 1, 2, così tre, mi viene l'ansia, secondo me anche 4, a loro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, andiamo! Va bene, 3, non riconto, 2, 1, inizia. Ok. Allora, il gioco è molto semplice, sono delle domande, alcune risposte sono evidentemente sbagliate, altre sono... Punti doppi. Esatto. Chi ha creato Instagram? Questo era l'inizio. Va bene, questa è la prima domanda. Mark Zuckerberg, Kevin Systrom e Mike Krieger, Jack Ma o Darth Vader? Nell'immagine potete vedere l'icona originale di Instagram. La prima, no? Sì, dalla primissima... Quando è stato creato, credo nel 2010, soltanto per il sistema iOS, fino all'ultima. E chissà quanto cambierà ancora. Ne abbiamo parlato molto di Instagram per vari motivi all'interno di questa prima giornata, anche perché appunto sostituisce in qualche modo l'album delle fotografie, anche se è molto virtuale, e dall'altra parte perché ciascuno di questi social, che poi è finito nelle mani ovviamente di altre aziende molto importanti, rappresentano un business davvero impressionante. Ci siamo voluti occupare di algoritmi anche per questo motivo, perché non è un gioco quello che stiamo facendo, sono davvero un business. Sta finendo il tempo. Finito il tempo e sono arrivate un sacco di persone. La risposta giusta era Kevin Systrom e Mike Krieger. Mark Zuckerberg è il fondatore di Facebook, questo mi sa che lo sappiamo tutti. Jack Ma è il fondatore di Alibaba. La seconda domanda, quella che è arrivata un po' sbagliata, cos'era? La prima classificata, Mark Zuckerberg. La maggior parte ha sbagliato qua. Male. Continuiamo. I più belli sono anche i più bravi e arrivano primi con secondo Di Martino. Ci fa piacere che ci sia un VIP che ci sta seguendo. Continuiamo.
Questa ha punti normali. Nel posto in cui stiamo trasmettendo, da molti anni fa è stato trasmesso girato un famoso film. Quale? Questo era proprio all'inizio, l'hai detto. Allora, però... Guerre Stellari 3, Scialla, Rocco e i suoi fratelli, oppure La famiglia Addams? Beh, insomma, il luogo è oltre un secolo, quindi insomma, forse anche La famiglia Addams potrebbe... No? Allora, intanto ho messo... la foto in bianco e nero che dovrebbe dare già un sacco di indizi e escludere un po' di possibilità. Però è stato girato qui questo film importante, non esattamente in questa sala dove noi ci stiamo trovando adesso, ma in realtà al piano di sotto. Chissà se riusciremo poi magari a mandare anche delle foto di questo luogo dove un pezzo di questo film è stato girato. Potrebbe essere interessante, è un angolo un po' poco conosciuto di Milano, ma che vale la pena sempre di scoprire. È finito il tempo? Finito il tempo, bravi, bravi. Mi sa che Circolo molto Arci, bravi, bellezza. Molto dovete bravi. Essere contenti. Praticamente tutti la sapevano, vediamo come cambia la classifica. Futta, Arianna Cairoli, seconda, cambia completamente la classifica. Completamente. Allora, continuiamo. Sì. Anche qua punti doppi. C'è una sola piattaforma di delivery che ha deciso di assumere i propri rider. Quale? Just Eat, Amazon, Glovo, oppure nessuna piattaforma di delivery assumerà i rider? È stato il primo appuntamento della mattina, praticamente quello, con Bruna, che è una rider che lavora a Firenze e che ha potuto raccontare anche davvero cosa significa lavorare per un algoritmo. Conta il tempo, no, in cui tu fai la consegna, tutto il resto, compresi ovviamente i problemi che ci possono essere sul traffico e cose di questo genere, non conta. Risultato, mi ha colpito molto quando ho detto: io questo mese sono riuscita a guadagnare meno di 200 euro. Quindi capite che i temi che noi affrontiamo, magari adesso anche un po' sorridendo attraverso il quiz ed altro, sono in realtà dei temi molto importanti e che ciascuno di voi dovrebbe veramente un po', come dire, tenere presente e ragionare. Allora, stanno finendo i secondi. Sì? Io la foto ho messo un indizio, c'era il simbolo di Just Eat e infatti la maggior parte la sapeva. Sono vediamo, attenti, eh? Sono Dai. Attenti, sono attenti. Magari leggono i giornali, Mister Virgilio o MR Virgilio sale in classifica e va al primo posto. Sha seconda. Miao, forse era il gatto di prima che seguiva, Miao. Terzo. Andiamo avanti. Abbiamo avuto anche un cane che abbaiava nel festival. Quindi. L'algoritmo è la causa principale della comparsa dei trend su Instagram e quindi dell'omologazione. Vero o falso? Instagram è andata proprio alla grande oggi. Oggi era, secondo me, un po' la giornata di Instagram. Perché secondo te è un social, diciamo così, da scuole, da studenti? Secondo me gli studenti usano tanto Instagram e probabilmente tanto TikTok. E magari c'è anche qualche altro social che noi siamo troppo vecchi e non li conosciamo e loro sono già avanti e conoscono già il futuro. Le risposte TikTok, stanno arrivando. Io pensavo che fosse diventato invece un po' più da ragazzini, no, invece no, è rimasto comunque un social trasversale come classe di età, intendo dire. Sì, comunque oggi abbiamo tante, anche prime, terze, quarte, quindi diciamo magari per le quinte, magari quelli delle quinte non lo usano così tanto, però gli altri secondo me poi ci diranno. Abbiamo già il risultato? È vero, infatti, era una domanda facile, forse troppo, domani sarò più cattiva. Andiamo avanti. Di là in regia ridono, lo so, ridono perché io sono cattiva, sono cattiva. Sì. Vediamo. Sha sale al primo posto, Miao, anche loro salgono al primo posto, anche lui. Mandrillone, terzo, bravissimo. Poi mi spiegherai cosa vuol dire 164 giocatori hanno raggiunto... Non mi sono nel senso che hanno fatto tre giuste. Mi sa che ricevono un bonus se fai un po' di risposte giuste di fila.
Vediamo la prossima domanda. Un autore si distingue da un normale utente di Instagram perché le sue foto sono più belle, ha un progetto, una storia da raccontare, ha l'account pubblico con scritto fotografo, che è possibile, sai, mettere la professione, oppure i fotografi professionisti, gli autori, non fanno le stories perché è una cosa che li caratterizza. Che io non saprei rispondere a questa domanda, non ho studiato. Bisognerà che faccio un ripasso. Dovresti chiedere a Leo Brogioni, il nostro fotografo, forse secondo me ti sa rispondere. Un autore si distingue da un normale utente di Instagram perché? Perché le sue foto sono più belle, perché ha un progetto, una storia da raccontare, perché ha l'account pubblico con scritto fotografo e non fa le stories. Secondo me questa la sapevano loro. Ma non può non rispondere? Uno non risponde, però non riceve zero punti come se la sbaglia, quindi piuttosto spara. Questa era sempre la mia tattica. Oh, vedi, loro la sapevano. 383 la sapevano, invece una piccola parte è stata tratta in inganno dall'account pubblico con scritto fotografo, però direi che sono andati bene. Sì, il secondo passaggio sarebbe chi lo stabilisce che le foto sono più belle. Vabbè, comunque. Grandissimo Mandrillone che sarà al primo posto e Di Martino recupera. Diamantino, ho letto Di Martino anche prima, scusatemi. Sha, anche l'avevamo già vista Sha in classifica. Sono, diciamo, i più veloci. È arrivato un Solillo in quarta posizione, attenzione. Elisa Marconi c'è scritto ha fatto la miglior scalata. Non la vediamo in classifica, però hai guadagnato un sacco di punti, quindi sii veloce e non sbagliare anche il prossimo che magari arrivi sul podio. Va bene, andiamo avanti. Sì. Le foto filtrate che ci facciamo con i social sono salvate sul nostro account in cloud privato, salvate sull'hard disk del computer, salvate su server privati, oppure vengono cancellate immediatamente. Beh, qua c'è un indizio piano piano svelato, neanche tanto piano ormai. Beh, sì, diciamo che a questo punto hai quasi svelato il segreto, hai suggerito in realtà, in qualche modo. No, è un problema che questo, appunto, noi lo ripeto per la seconda volta, noi magari ci scherziamo sopra attraverso questi quiz, ma quello che voi fate sulla rete poi non rimane di vostra proprietà. Di nostra proprietà. Anche lei, direttore, è su Instagram, quindi miseria, attenzione. Esatto. È un problema, effettivamente, è un problema che devono tenerne conto. Non vuol dire non usarli, vuol dire semplicemente che bisogna saperlo. A che punto siamo? Siamo quasi alla fine. 3, 2, 1, 0. Bravissimi. Bravissimi, veramente bravissimi. A volte vengono anche salvate sul cloud privato se cliccate salva, però in realtà Instagram o la piattaforma che state usando si tiene la vostra foto. E probabilmente anche se non la state postando a volte, però di sicuro se la postate è in qualche server da qualche parte nel mondo. Allora, vediamo la classifica. Diamantino conquista il primo posto, sorpassando così il nostro amico Mandrillone. Ma in termini di Olimpiadi, che non si sa neanche se si faranno o non si faranno, questi tre, i primi tre, si stanno giocando il podio? Loro si giocano il podio, adesso secondo me, perché dopo un po' diventa difficile superare, però ce la potete fare, se fate tante risposte giuste di seguito ce la potete fare. Andiamo avanti, prossima. La faccia è un dato di fatto. Perché ce l'avete? È un dato barometrico? È un dato spannometrico? Oppure è un dato biometrico? Qui io non posso ovviamente suggerire, dico soltanto che la foto mi sembra tratta da uno dei film che andremo a vedere, giusto? Esatto. Allora è un film, ne approfitto per fare un po' di spoiler per il prossimo venerdì, perché venerdì sera vedremo questo film che ha fatto molto rumore, Coded Bias,
è stato presentato in diversi festival, ha raggiunto dei risultati e dei commenti estremamente positivi e racconta di come proprio il riconoscimento facciale è, molto spesso sbaglia, e sbaglia in modo spesso razzista, sia nei confronti, o discriminatorio perlomeno, nei confronti delle donne e nei confronti soprattutto della popolazione afroamericane. Soprattutto delle donne nere. Questo quindi è... proprio... Bravi, era ovvio, era un dato biometrico, questa era una domanda un pochino così per dare dei punti e, e no, divertirci un pochettino. Non è più la Laura Signore di una volta, non è abbastanza no, cattiva. No, sono diventata troppo buona, vedete, Mandrillone è tornato al primo posto perché mi sa che Diamantino ci ha messo un pochettino a rispondere, Scià è a capire al la battuta. Secondo. Barometrico, esatto. Il dato barometrico effettivamente. Sì. Sì, mi sono impegnata per queste battute da boomer. Continuiamo. Sì. Il deepfake è una tecnologia che usa i dati biometrici ed è poco diffusa, molto difficile da usare, divertente e innocua, oppure potenzialmente molto pericolosa. Mm. La foto che vedete è tratta da uno dei deepfake più famosi che hanno portato questa tecnologia un po' sulla bocca di tutti, hanno fatto parlare Abramo Lincoln praticamente. Senza svelare molto, però possiamo dire che questo è uno dei temi che affronteremo invece questa sera con il film, perché c'è un uso, diciamo così, in certe situazioni, e sto dando già una mano anche a chi deve rispondere, in certe situazioni può essere una tecnologia usata a favore dei diritti umani. Ahimè, succede però veramente in rarissimi casi. Il film di stasera si occuperà di Cecenia, un luogo del mondo dove purtroppo per la comunità omosessuale, lesbica, i diritti umani non sono minimamente rispettati. Il tempo è scaduto e la risposta era... potenzialmente molto pericolosa. Il deepfake è una tecnologia potenzialmente molto pericolosa, sicuramente ha dei lati divertenti e innocui, invece è diffusissima, non è vero che è poco diffusa, ed è anche facile da usare perché ci sono dei filtri che lo fanno anche certo. Su TikTok. Ecco, ormai la classifica la vedo cementata. No. Quasi, no, quasi. Diciamo i primi cinque, i primi cinque li vedo cementati, ma poi potrete vedere anche a che punto siete in classifica. In generale vi dirò io dopo come, le prof me lo possono chiedere se volete vedere a che punto siete. Continuiamo con la prossima. Di chi è stato il concerto su Fortnite che ha avuto più successo di sempre? Travis Scott, Charli D'Amelio, Tenet o Lil Nas X? Tipo, direttore, tu sai chi è Charli D'Amelio? Senti, potresti non farmi queste domande per favore? No, non conosco nessuno di questi quattro personaggi, ma so che ne hanno parlato Riccardo Lichene nel suo speciale sui videogame, quindi almeno su quello sono preparato, sui nomi... Zoppico un po' di più. Invece. Esatto, devi sapere che Charli D'Amelio è la TikToker più famosa e con più follower al mondo, ha un successo strepitoso. Stiamo arrivando un pochino agli ultimi secondi, non dico le altre risposte perché adesso sennò vi aiuto troppo. È vero. Però io non partecipo al gioco, quindi se anche non le so le risposte... Non... No, infatti tu potresti dire, secondo me era... Io sarei arrivato l'ultima in classifica. Vedi, loro la sapevano tutti perché ovviamente era Travis Scott. C'era anche la foto di Travis Scott su Fortnite. Tenet è un film che ha fatto la premiere su Fortnite sempre. Tu andavi col tuo personaggio davanti allo schermone, però lo guardavi come se fosse il tuo personaggio. Quindi guardavi uno schermo dentro il tuo schermo. E Lil Nas X ha fatto un concerto su un altro gioco che non Fortnite. I risultati, eh? Ah, qua c'era qualcuno che non la sapeva. Perché? Non la sapeva Diamantino. Perché quindi... entra Marco Leonardi quinto in classifica e gli altri sono gli stessi di prima. Altre tre risposte corrette, vedo. Ok.
Potremmo essere all'ultima domanda, esatto. Ah, sì, okay. Infatti punti doppi, ed è difficilissima. Che cos'è il metaverso? Sì. È il mondo dei videogiochi Battle Royale, è il metodo di conversione delle criptovalute, è un universo in cui il digitale e il reale si integrano a vicenda, è oppure la compravendita di dati personali sul deep web. Qua uno può dato... rispondere tutte e quattro assieme? Qua no. Ho dato addirittura più tempo, perché secondo me bisogna un pochino valutarla. Poi ovviamente adesso tutti a cliccare subito sulla prima che capita, perché magari è giusta, però questa è difficilina. No, questa è difficilina ne ha parlato Riccardo Richiere, esatto, prima. È un termine che è stato utilizzato, ecco, diciamo la verità, che tutte le domande che facciamo, più o meno, diciamo, giocandoci sopra, sono comunque davvero tratte dalla chiacchierata, esatto, dai documentari, dai servizi che sono stati preparati. Quindi non vi chiediamo cose particolarmente difficili, dovete stare semplicemente un po' attenti. Serva da lezione eventualmente a chi partecipa anche domani e dopodomani al Festival dei Diritti Umani. Il tentativo è un po' quello, anche se vogliamo, di raccontare, di conoscere alcuni aspetti magari non così conosciuti di questi temi. L'algoritmo, appunto, come abbiamo detto più volte, ci siamo dentro, ma spesso non lo conosciamo, non lo sappiamo. E quindi finito il tempo, però adesso. Finito il ho parlato troppo. Infatti il metaverso è un universo in cui il digitale e il reale si integrano a vicenda, cioè se io insulto qualcuno su internet, quella persona mi può denunciare come se io l'avessi insultato in strada, perché le cose che facciamo su internet hanno quasi lo stesso, hanno lo stesso peso di quello che facciamo nella vita cosiddetta reale. Quindi la risposta giusta è un universo in cui digitale e reale si integrano a vicenda. Prima di arrivare alla conclusione, schiacciare il tasto, sì, che dice chi ha vinto, ma ha vinto... non lo so, X. Poi noi sappiamo di che scuola è o dobbiamo andare a correre? Allora, quelli in classifica, i primi 5 devono fare uno screenshot del cellulare, perché sennò tutti mi dicono tutti dicono sono io. Ho capito, vero, giusto. Attenzione. Fate uno screenshot adesso quando esce la classifica e la mandate al numero di WhatsApp che... Sì, adesso te lo ripeto. Che vi ripetiamo. 388... 4655910. E vediamo. Qui, vediamo. Stai schiacciando? Vincono la gloria. Sì, sto schiacciando il tastino. Vai. Il podio, attenzione. Terzo posto? Sollillo. Mandrillone. Primo? Perfetto. Bravissimi. Fate lo screenshot così poi sappiamo chi siete, ringraziamo la classe, la scuola e anche voi ovviamente. Se sono stati bravi loro, sono stati bravi anche un po' i prof. Dai. Sono stati sicuramente bravi tutti, perché erano tantissimi ragazzi, quindi era difficilissimo, era proprio una questione di mezzo secondo avere il punto o no, quindi... Bravi. Allora, noi dobbiamo a questo punto salutarci, si chiude qui la prima mattinata del Festival dei Diritti Umani, perché il festival continua invece sulla piattaforma festivaldirittiumani.stream. Naturalmente, se voi studenti, voi professori volete andare avanti a seguirci, naturalmente avete la possibilità su questa piattaforma di farlo. Grazie Laura, non solo per CAUT, ma perché è lei una delle anime del festival, insieme ad altri che citeremo dopo, in particolare l'interfaccia appunto con gli studenti, con le scuole in questi mesi, e la ringraziamo per il lavoro che ha fatto. Io dico solo una cosa, che a me è dispiaciuto non vederli in faccia questi ragazzi, anche per il secondo anno consecutivo. In compenso devo dire che sono stati deliziosi nelle foto che ci hanno mandato. Mi hanno inondato di foto, eccoli. E quindi a questo punto direi che possiamo magari chiudere con un po', con una carrellata di queste foto, se sei d'accordo, certo, che le lasciamo scorrere veramente, ed è il nostro modo di ringraziarvi per quello che voi avete fatto, per come ci avete seguito.
E vi diamo l'appuntamento naturalmente per chi c'è anche a domani. Sì, grazie, vedo che fanno segno così di vittoria anche loro e lo facciamo anche noi. E continuate a rimanere su festivaldirittiumani.stream per continuare a seguire questo festival. Grazie e buona giornata.